Oh, quello che Oh! state guardando ed ascoltando è Fumble. Davvero, è Fumble? Martelli Davvero? da guerra. Fumble now! Fumble now! Fumble now! Prima che iniziate a rompere le palle con 200 cazzate, dirò delle cose importanti per il mondo, Ci non vuole solo bene. per me. Claudio ci vuole bene. Si vede proprio Dove possono da... trovare il link di Spreaker? Amore. Allora, prima di tutto, il link di Spreaker lo possono trovare su Facebook e su Twitter, oppure andando su spreaker.com/QWERTY. E trovano il nostro O canale. cerchi su Spreaker. Altrimenti ci possono vedere in video su Facebook in diretta. Se non ci state ascoltando o guardando in diretta, ci potete vedere anche su YouTube. YouTube. In ogni caso, per sapere tutti i link di tutto, o andate su Facebook, o andate su QWERTY.it, o andate su FumbleGDR.it. Se vi servono questi link, non ci state ascoltando adesso, Magari ci quindi hanno trovato su la prossima iTunes per volta. caso, o su YouTube per caso, o su Facebook per caso. Non lo sappiamo dove ci stanno Un giorno di ascoltando. pioggia, Andrea e Giuliano. incontrano, basta. Fumble. Incontrano Grindine per caso. Hanno fatto fumble. L'altra cosa. Ricordatevi di non chiedergli moneta. Fine No, del cartone. Sarebbe durato tanto, esatto. Esatto. Kiss me, Grindine. Schifo. Ma che era un figo, eh? Sì, ma sì, era un figo, ma era anche un sociopatico. Aveva un po' di pancetta, mi vedere, ricordo, no. anche Grindine. Perché era beveva. Donne, state lontane dai tizi che si chiamano Grindine. Su famogdr.it/shop potete comprare le nostre cose, le nostre magliette, i nostri adesivi, i nostri questa non è vero, però qua cuscini. metteremo una cosa in sovraimpressione. Sì, esatto, ci appiccichiamo su un la cosa in prospettiva sbagliata. Tipo questa maglietta. Nessuno di noi ce l'ha indosso perché io la tengo per domenica. Bravo, Perché domenica giusto. sarò a Sesto San Giovanni tutto il giorno dalle 10 del mattino alle 10 di sera con Fumble a far provare Clotos e Gattai, che è il gioco di robottoni giapponesi. Gattai! Per Sorpresone, festeggiare, io ci sarò anch'io domenica. Per Io festeggiare, domenica davvero? sarò lì perché c'è anche il mio amico Bravissimo. che ti parlava. Non viene per me, viene per il suo amico. Festeggiare i 10 anni. Chi è che è stato che ha detto che insieme? Gattai era il gioco dei Vicentini? Io. Ha senso. Gioco preferito dei Vicentini. Per festeggiare Dice Games Italia, che anche loro compiono gli anni quest'anno perché hanno iniziato praticamente insieme a noi qualche mese dopo. E loro fanno una giornata alla Casa dei Giochi di Sesto San Giovanni, la WESM. Ci saranno anche i nostri amici di Sesso, Droga e D&D. Sesso, Droga e D&D, Urban Heroes. Ci sono tutti Ci quelli che sono sono tutti! passati da qua. E tra l'altro Urban Praticamente sono Heroes, non so tutti lì. se funziona, ma voi provateci, andate lì al bancone perché venderanno i manuali. Avvicinatevi Mettete una mano e Fumble dite a altissima voce: Fumble now! Se non vi fanno lo sconto, venite a chiamarci e ci Se non pensiamo ci faranno loro. lo sconto, io sono lì di fianco e lì meno. Esatto. Quindi Avete l'enforcer in realtà quindi. non vi faranno lo sconto, ma daranno dei soldi a noi. Ah, vabbè, esatto. Che comunque, Che è praticamente uno che dal sconto. nostro punto di vista è meglio. Dal nostro punto di vista è molto E anche dal meglio. vostro punto di vista. Non so perché, ma Perché se no vi meno quando vi meno. Abbiamo l'enforcer, l'ho detto io. Ultima cosa, oltre a questa del compleanno di Dice Games Italia, il 19 ricominciano anche, in realtà sono già ricominciati i martedì epici della Forgia, ma il 19 ci sono di nuovo io alla Forgia Sì, degli da Eroi. Milano. Sarà una serata a tema piratesco. Seven Ai Seal lo porta già ho, qualcun altro, io porterò Feng capo. Shui. Siete avvertiti? Fate come volete. No. Mica Feng Shui Pirati è No. serio. Feng Shui Pirati, versione Speed 2. Quello sulla nave. Bellissimo. Ok. C'è dell'ignoranza in questo. C'è molta ignoranza. Detto questo, dobbiamo ringraziare delle persone. Innanzitutto, tutti quelli che hanno fatto una donazione o sono diventati soci di QWERTY. Grazie a tutti quelli che ci hanno regalato delle cose. Grazie a quelli che hanno comprato delle cose tramite i nostri link su Amazon, perché ci abbiamo comprato il gioco a cui giocheremo adesso. Wow. C'è più gioco in questo gioco che in tre giochi Sì, normali. esatto. Io ti dirò, ringrazierei anche quelli che comunque con costanza ci scrivono quando facciamo le dirette, cose del genere, perché comunque da quando siamo partiti, quelli che ci scrivevano in diretta erano le voci nella testa che ci mantenevano viva l'attenzione e lontani dal metallo a volte, invece altre volte ce l'avvicinavano al culo. Ah, ok. Come ad esempio Alessandro, che ci ha scritto in questo momento su Spreaker, che non Grande. aveva mai giocato prima di sentire noi. Sono 2 anni che ci segue, ha iniziato a giocare con l'Adventures League di Milano insieme a Nicola di The Gobbies di Need Games, che anche lui è stato qua. Oh. Evviva! Evviva, siamo dei corruttori che funzionano! Siamo molto contenti di aver iniziato a giocare. Ci dispiace un po' che tu conosca Nicola. No, scherzo.
possiamo mettere tutti sul nostro profilo LinkedIn che abbiamo fatto giocare della gente. Okay. Possiamo rispondere anche a Giorgio dicendogli che ha il permesso esplicito di supplementare di supplementare le abilità che vanno con il suffragano il gioco. Esatto, sì. Che suffragano il gioco. E un ultimo grazie molto speciale a Simone Bernardi che ha mandato una cosa impossibile. Standing ovation. Sì, no. Standing ovation. Ed è veramente pazzia quella, lo dice Grindan, eh? Guarda, vi posso fare vedere giusto. Allora, è il file più bello che abbiamo ricevuto in 4 anni e mezzo che facciamo Fumble. Lo metteremo sul sito, perché nella versione nuova che sto facendo c'è per ogni persona che ha partecipato al podcast un indice di Fumble. È così che lavora, eh? Sì, quando vado in vacanza sì. E Simone ha ascoltato, ha riascoltato tutte le nostre puntate, ha calcolato... Con i D20? Sì, che hanno usato il D20 come sistema e ha calcolato il nostro indice di fumble. No, è un mito. Di puntata, mito. Aspetta, il nostro indice di fumble, sognandosi tutti i tiri dobbiamo fatti. Dobbiamo dedicargli una puntata. Aspetta, sognandosi tutti i tiri fatti dalla prima puntata fino all'ultima della quarta stagione. Simone ha segnato ogni singolo tiro di dado giocato in ogni singola puntata e l'ha messo insieme una matrice. Segnandosi anche i metalli, tra l'altro. Esatto. E anche i metalli... Pazzo. Lo metteremo. È quel tipo di pazzia che ci fa amare le persone. 4 anni di gioco, una volta alla settimana, 2 ore e mezza di media a puntata. Statisticamente è Claudio con la media più alta nel fattore dei critici, ma quello che ha fatto più critici sono stato io. Perché hai tirato di più anche. Anche, sì, sì. Hai tirato più del master. Sì. Hai tirato più del master. Ah, non ho visto. Che tira contro tutti e tu hai tirato di più lo stesso. E non sono Bustolino che tira da solo. In realtà, secondo me, principio sì. No. Ma non lo dici. Nell'ultimo pezzo di quel file, io non ho capito se non compaio o avendo il Mac non vedo le cose. Però è possibile che non sia stato tagliato. O forse è perché è il Mac. Sac, è possibile, non ne ho idea. Comunque, veramente è il file più bello del mondo. Io, dopo averlo letto, sono stato colpito dalla sindrome di Sirio il dragone. Sapete quando si sente inefficace, che torno alla terra, esatto. No? E devo tornare a fare l'addestramento. Esattamente, perché ho i tiri troppo alti. Comunque, questi sono solo alcuni, non mi riconosco, piccoli pezzi. Si vede solo uno schermo bianco. Guarda che lo schermo. Ma verrà pubblicato un PDF con tutte le statistiche. Così? Si no. Vede comunque uno schermo. Non so se bianco. Vedete cosa abbiamo qua. Adesso arriviamo anche a questo, non ti preoccupare. Vogliamo far vedere tutto quello che abbiamo sul tavolo. La metterò su Twitch. Se vuoi ci metto qualcosa. Il fumo vi fa dormire con espressioni buffe. Cioè, birra cinese. No. Visto che siamo anche... Che è già finita, cazzo. Ovviamente. Visto che siamo anche su Twitter, andate a vedere un piccolo scorcio del lavoro di Simone. Sì, ma con piccolo intendiamo un centesimo di quello che c'è. Sì, in sì, no, è veramente stato un lavorone. Cioè, è davvero statistico. Cioè, un po' impressionante, sì. Bellissimo. Grande. Ora, tornando a quelli che hanno usato i link di Amazon per comprare cose, sì. Il gioco in cui giochiamo a partire da stasera è Warhammer Fantasy, terza edizione della Fantasy Flight. Terza e ultima. Vi ricordate ultima cos'altro abbiamo giocato della Fantasy Flight? Guerre Stellari. Ebbene sì. Vi ricordate cosa abbiamo detto di Guerre Stellari? Che è il sistema più bello persino di Clotos. Ecco. L'abbiamo detto. E se lo dice l'autore, l'abbiamo detto al tempo. È più bello persino di Clotos. Cazzo è Clotos? È più bello. Per ora. Per ora. Cletus. No, è Clotos. Rufus. Space Rufus. Allora, Warhammer Fantasy Roleplay, purtroppo, noi lo metteremo linkato. Ma sarà difficile comprarlo per voi perché la Fantasy Flight non ha più i diritti per stampare Warhammer. Perché la Games Workshop ha capito che ci sono i soldi anche lì e che già faceva solo nelle miniature e che già faceva la componentistica dei giochi. Hanno splittato, diciamo, come si dice. Si sono ripresi i diritti e quindi la Fantasy Flight non può più stampare. Quindi il prossimo gioco che uscirà sarà della Games Workshop, quindi funzionerà malissimo. Esatto. In tutti i suoi modi. Allora, hanno già detto che vogliono tornare indietro al vecchio di 100. E porca miseria. Quindi funzionerà ancora peggio di quanto mi aspettassi. 100. Magari riescono a cambiarlo abbastanza da renderlo interessante, lo scopriremo solo quando uscirà. Nel frattempo noi avremo andranno sull'over complicato tipo l'ultimo gioco che abbiamo giocato dove avete permesso esplicito di prenderlo in giro. Allora il di supplementare, avete permesso esplicito di supplementare le ingiurie. Supplementare le ingiurie, esatto. Quella che chi ci sta guardando in webcam vede è una scatola che sarà alta come un bambino di 1 anno e mezzo. Sì, esatto. Pesa anche come un bambino di un anno e mezzo.
E è difficile da aprire, ma soprattutto da chiudere, perché l'aria è impossibilitata ad uscire. Spessore, sì, sì, è dentro. È uno spessore, mondo, sono veramente 25 centimetri di spessore. Tanta roba, sì. Questo è un cellulare. Sono 25 centimetri di felicità. Dov'è la banana? Esatto. È un John Holmes, praticamente. È alto un John Holmes. Un John Holmes è qualcosa. E dentro è piena, dentro piena di roba. Ci sono 4 manuali. Si vede che siamo esperti di come quel gioco andate a smontarlo. Molto fighi, non so se guardate le immagini. Allora, se vedete le immagini sono tutte belle come tutti i giochi della Fantasy Flight, ovviamente. Questo è chiaramente Alcanfer, lo stregone del fuoco. Questo è vero. Nella scatola base ci sono 4 manuali che sono il Core Rulebook, il manuale del Master, Chierici e Maghi. Ottimo. E gli altri fottono. No, gli altri non hanno bisogno di un manuale. E tra l'altro, perché io oggi mi sono letto quello dei Chierici, il manuale non è che ci sono regole aggiuntive o tutte le spell sono lì, no, lì c'è solo come si dovrebbero comportare i chierici questa religione, com'è la storia del culto, è praticamente di ambientazione dei sacerdoti. Perché? Perché le regole sono sulla componentistica che ti segue. Questo, di cosa sta? Questo è un gioco da tavola di ruolo, perché c'è dentro talmente tanta roba che potrebbe sembrare Arkham Horror. E invece è un gioco di ruolo. Ecco, diciamo che se vuoi giocarlo in pieno, già facendo proprio la commento a come quel gioco, c'è il problema che non potete, è un po' difficile portarvelo a un picnic se ci volete giocare con gli amici o in spiaggia. Non è sicuramente un film. Esatto, è sicuramente un giocone di ruolo di quelli che ti giochi al tavolo e ci fai una bella campagna. Questo allora, è certo. Le carte sono tantissime, ogni azione ha una sua carta, ci sono un numero di azioni base che hanno tutti i giocatori più poteri speciali per chierici, maghi, però è un gioco di ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le ferite pure sono carte, non si usano matite se non alla creazione del personaggio. Le regole sono, cioè, le ferite sono carte, nel senso che quando ti feriscono ti danno una carta, se la ferita è critica giri la carta perché sotto c'è un effetto critico fondamentalmente. Esatto. Giri la carta, si vede il villano. Sì. Poi ci sono svariate carte di tattiche, reputazione, cose che il tuo personaggio potrebbe avere in più. Talenti, tutto quello oggetti, che un sacco di token. Token, come se gli oggetti sono carte. Gli equipaggiamenti sono carte. Alcuni sì, non tutto. L'equipaggiamento standard è scritto sulla scheda. Questi sono solo token. Però, ad esempio, nella e solo una parte, perché una parte li ho messi nelle cose di legno. Alcuni oggetti, tipo questo, fa parte dell'avventura base che c'è nel manuale. Ok. Questo ha una sua scheda, il martello di Corden, che è un fabbro nano. E questo ha la sua scheda che ti dice qual è il damage rating, qual è il rating del critico, che funzionano esattamente come Guerre Stellari. Sì, che adesso io sarò molto interessato a provare il gioco, perché io ho speculato spesso quando, cioè, nel senso, durante le mie sessioni di game design pazzesco, nel dire, ok, se il gioco di ruolo ha un regolamento abbastanza capillare che scende nel dettaglio delle singole cose, perdi in accessibilità, perché devi andare a cercartelo, ok? Le cose devi andare a cercartele. Adesso, se noi prendiamo questi singoli elementi di gioco e li rendiamo accessibili tramite la componentistica, la cosa migliora, peggiora, che effetto sortisce? È la prima volta che lo gioco, quindi io sono molto curioso di vedere questo gioco. Io vedo già un minimo problema in tutto ciò, che devi tenerle insieme. Se no, ogni volta devi ritirare fuori e riprenderti tutte le cose. E ci hanno pensato. Perché ci sono le scatoline? Quindi non puoi riusare la scatola per giocare con qualcun altro. Eh no, ogni personaggio ha la sua scatola. Ma sono solo 3 le scatoline, però. Perché nella scatola base ti dicono giocate in 3. Beh, ma in realtà basta usare un sacchetto. Sì, no, chiaro, quello è il minimo. Però chiaramente, se poi dovete giocare con altra gente, dovete andare a rimischiare tutto. Se non puoi fare 2 campagne con la stessa scatola. No. Facilmente. Poi. A meno che pignolo che sei. Vabbè, no, non è che è pignolo, cioè, parliamo di commercio, cioè vuoi fare 2 campagne contemporaneamente? Ti compri 2 vuoi giocare in tanti? Prendi i dadi. Beh, ragazzi, comunque un set di dadi. Ecco, comunque la Fantasy Flight, cioè questi dadi erano dentro la scatola. Quelli erano dentro, questi erano e dentro, questi erano extra. Esatto. Li ha comprati a parte. Però cavolo, quelli erano dentro nel bundle base. Aspetta, della Fantasy Flight ci sono tipo 4 dadi di Star Wars. Questi bastano per praticamente 2 persone che tirano tanti dadi o 3 persone che ne tirano medi. Sì, ok, però Star Wars, se una persona come manciata, poi devi passare. Sì, però il bundle base di Star Wars della Fantasy Flight, non vorrei dire una scemata, ma non ti dà i dadi necessari per giocare neanche da solo. No, sì, devi comprare la Fantasy Flight, il bundle di Guerre Stellari ti dà gli stessi dadi che compreresti a parte. Il set è lo stesso ed è uguale a quello che ho comprato extra, che sono 12 dadi. Ok. 12 dadi per 25 euro. 12 dadi, 2 per tipo?
No, non proprio, perché ci sono più dadi blu, che poi spiegheremo, corrispondono a quelli verdi di Guerre Stellari, per cui sono le vostre abilità. Sì. Poi ce n'è uno nero, uno giallo e gli altri a due. Esatto, ce ne sono uno nero, uno giallo, uno viola, soltanto perché le difficoltà, a differenza di Guerre Stellari, sono fisse da 1 a 5 e si aggiungono tantissimi dadi neri di sfortuna al massimo. Capito. I simboli dei dadi li vedremo poi mentre giochiamo, però il concetto è lo stesso di Guerre Stellari, per cui ci sono successi, insuccessi, vantaggi e svantaggi. Chi farà parte di Ti danno un sacco di schede, però, di progetti, teschietti e ascette. Sono le schede. Ti danno un sacco di schede, ti danno anche in realtà un sacco di token dei personaggi e dei mostri, che sono di quelli di cartone con la base di plastica. E alla base di plastica si può mettere un anello che è rosso o verde, perché come vedremo poi giocando e come si vede già dai dadi, ogni personaggio parte all'inizio di un combattimento, di una scena, di quello che è, nella modalità neutra. Cioè, non è ancora successo niente. Ah, le pose, è vero che devi dichiarare le pose. Però poi devi dichiarare le stance, cioè il come ti poni rispetto a quello che sta succedendo, in maniera aggressiva o difensiva. Alcuni personaggi sono avvantaggiati da una parte, altri dall'altra, tipo i chierici. Guarda, c'è l'esempio. Il democristiano sta sul difensivo. L'esempio classico che c'era, come dicevo, c'è. Cosa sta, Claudio? Il chierico, quello di Sigmar o di Ulrich, va nell'offensiva e genera il favore, praticamente il mana dei chierici, picchiando o quando vengono picchiati gli altri. Mentre quello, il guaritore, nella contemplativa, che è quella passiva, non fa male, però genera mana. Korn è difensivo, diciamolo adesso. Korn sì, perché difatti dice aiuto, sicuri. È il grido di guerra di Korn, è aiuto, aiuto, aiutatemi. Esatto. Non lo ricordavo. Sì, sì. Il grido di guerra di Korn è chi non ha lavato il servizio del tè, mi ricordo. Secondo me forse era quello, era Nargol. Secondo me l'espressione più corretta è dire che il chierico di Korn perfetto è Rotar. Sì. Se così avete capito, se siete fan di Fumble avete capito. Io direi Rotar con un po' di mentalità di Karkadir, forse. Io mi ricordavo come grido di guerra chi mi supplementa. Chi mi autorizza chi mi deve a supplementare. Siete esplicitamente autorizzati a supplementare. Cos'è questa cosa che andrà avanti probabilmente per molte sessioni? Credo forse per tutta la stagione. Per tutta la stagione. Andate ad ascoltarvi l'ultima puntata di Exalted. Ci ha molto colpito questa. Dove una regola nel manuale c'era scritto: questa azione, supplementa, no, avete il permesso esplicito di supplementare le azioni che hanno questo tag. Era scritto sul manuale. Sì, sì. Esatto. Ma perché c'è rimasta implicita, perché quello lì è, credo che sia la summa della scrittura, cioè quello lì è il manifesto di chi ha scritto il manuale di e io su quello ci farò un personaggio oggi. Goethe a confronto era chiaro. Esatto. Allora, parlando di cose un po' più tecniche e cicciose, le caratteristiche e le statistiche sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sono quelle classiche, perché sono forza, robustezza, agilità, intelligenza, forza di volontà e fellowship. Che vabbè, è, sì, ma, simpatia. Beh, è stato tradotto in italiano. Simpatia. Che simpatia. Fellowship è quanto sei di compagnia. Simpatia se tu lo vuoi. Mamma mia. Sono più o meno come succede nel mondo di Tenebra, 2 a 2, là sono 3 a 3, qua certo. Sono 2 a 2. Quindi forza e intelligenza sono quelle proattive. Ah, ok. Robustezza e forza di volontà sono quelle passive, di endurance. Endurance e agilità e fellowship sono quelle reattive, per cui reagire alle situazioni sociali o fisiche. Ok. Più o meno. Ogni personaggio ha ovviamente una sua scheda e il gruppo nel complesso ha una sua scheda. Okay. Che gli dà delle abilità, delle caratteristiche, delle tattiche e dei punti fortuna che possono essere usati. Quindi voi non li avrete mai. Drago. Voi non li avrete mai perché c'è Roberto in gioco e li consumerà tutti lui, lo sappiamo. La lancia è sua. Questa è una bella innovazione, è leggermente diverso da quello che hanno fatto poi con Guerre Stellari, in cui è rimasta la scheda di gruppo. Certo, esatto. Ma per che era solo un riassunto. Era la nave, era più un riassunto che altro. Invece qua c'è proprio una cosa meccanica del gruppo che fa delle cose. È un gioco molto collaborativo, di squadra, di unione, in cui tutti i personaggi... In cui gioca Roberto, tendenzialmente. C'è scritto così, proprio nel manuale. Cioè facciamo Megazord alla fine? Assolutamente sì.
Voltron. No, quello è Gattai. Giusto, quello è Gattai. Voltron allora. Che ce l'abbiamo sempre. Megazord è fuori, è post anni che hai indicato tu, eh. Beh, ma basta fare un leggero tweak alle regole. Sì, però. E i Power Rangers sono lì dietro l'arma. Allora, essendo questo Warhammer, le razze che potete giocare sono tre. Praticamente. Di cui quattro. Una, due e mezzo. Tre e mezzo. Tre e mezzo. Allora. Gli umani, gli elfi alti, gli elfi dei boschi e i nani. Ah, ok, io pensavo gli elfi in mezzo. No. Considera che però se fai gli elfi ti tirano le patate, nascondono i bambini, chiudono le finestre e ti sputano in faccia. Cioè, come fare loro. E se parcheggi il cavallo in seconda fila, io ti arrestano, cattivi, ti ammazzano per eresia. Sì, per cui quindi vedete voi... mostri il permesso di soggiorno. Sì, sì. Ah, il permesso esplicito di supplementare, ecco, il cavallo. Se siete elfi, immaginateveli come degli africani in un territorio dominato dalla Lega. Sì, ma non è che quello, però sono degli africani con... cioè, stile gangster. Eh cioè, no, quello è un po'... No, no, perché per la Lega tutti gli africani sono automaticamente terroristi, quindi... No, sì, cioè, ma... Anche abbiamo, se tu sei una persona normale. Abbiamo il deputato nigero leghista, che è lui il primo... Come fai quello che odia... È nigeriano di origine, però è leghista... Vabbè, come tutti i leghisti terrori, cioè... No, ma questo è un po'... Ma no, ma lui proprio, cioè, nel senso, devono stare a casa loro... Quando si guarda allo specchio ha dei conflitti, però anche i miei genitori dovevano stare a casa. È la vendetta di quello. Beh, passando ad argomenti meno fantasiosi, in realtà, meno fantascienza. Esatto. Allora, quindi abbiamo tre razze e mezzo, cioè quattro razze. Avete in realtà: gli elfi alti, gli elfi bassi, gli elfi strani, gli elfi grassi. Sono loro. Sì, gli elfi grassi sono i nani, gli elfi strani sono gli umani, gli elfi alti, gli elfi sono alti, gli elfi bassi sono i selvaggi. Allora, darvi una scheda a testa e iniziamo a fare i personaggi. Tieni Marco, tieni Robe. Voilà. Sì, mille. Allora, step 1, selezionare la razza. Pensavo fosse prendere le matite. Se non sapete scegliere la razza, non volete scegliere la razza, si tirano 4 dadi bianchi. Molto a bene. Seconda di quanti martelli escono, che sono i successi. Io questa volta ho deciso di fare Grimdine, non come personaggio. Ho deciso di... No, prima c'è il nome. No, quello in realtà è l'ultimo step della scheda. Io ho deciso di affidarmi al caso, completamente. Bravissimo! Umano. Mi attacco al caso. Bravo anche Matteo. Io vado sul vanilla umano. 4 successi. Caldo un attimo. 4 successi, puoi scegliere tra elfo alto o elfo dei boschi. Elfo dei... Tu fai un... Alto. Elfo dei boschi. Ma due elfi, ma che schifo. Ma mi devo prendere le patate pure io in giro con posso voi. Posso scegliere fra questi? Io ho tirato sì, lo so, ma lui invece sceglie. Vediamo cosa sceglie. Ah, tutti lì a casa, no. Signori, secondo me c'è Nano, Se fai il Nano... La vendetta dei... Due. Nano. Poi i nani sono fratelli... Ma c'è un'aquila però, No, i nani sono... Ah, è un'aquila. Sì, quindi è uno solo. E allora un umano o un nano? Conta che i nani sono fratelli di Sigmar. I nani sono fortissimi. Io sono nano. No. Sono amici con l'impero. Nano, nano, la tua mano. Vengono visti un po' male perché, no, beh, come al solito. Io faccio le... Però sono come il deputato. No, è perché la classe che volevo fare è degli elfi. Ah, allora fai l'elfo. Sì, faccio l'alto elfo, perché è più razzista. Certo, sì, certo, è chiaro. Allora, partiamo a questo punto da Gianni. Perché devo fare l'elfo? Tu sei un elfo alto, quindi durante la creazione del personaggio un elfo alto può scegliere un talento focus gratis. Segnati che puoi scegliere un talento focus gratis. Dove cazzo lo segno? Poi vediamo che cosa sono. E da umano? Aspetta che ci arrivo, cazzo. Stiamo già cominciando a rompere i coglioni? Sì. Perché... Grazie. Poi hai la skill avanzata educazione, che sono... Ma secondo me non è tanto. Quelle. Sulla scheda sono segnate di fianco alle caratteristiche le skill. Ok, dunque, Athletic, Ballistic, Coordination, Intimidate, Resilience, Ride, School Daggery, Stealth, non c'è educazione. Charm, Discipline, First Aid, Folklore, no. Guile, Intuition, Leadership... Minchia, meno male che non sta giocando Simone, che c'è School Daggery. Ma no. Allora, non che non debba aggiungere io. Non c'è. Adesso vediamo. Ah, qua sotto Advanced Skill. Ah, la devi aggiungere tua manina. Ok. In basso della scheda. Ah, in basso a destra. In basso a destra, sì. Esatto. Che la scheda in realtà è abbastanza sintetica e pure carina da vedere, ma bisogna trovare i punti dove stanno le cose. Non la conosciamo ancora, chiaramente.
Livello di training? No, non è ancora training. Ancora. Ce l'hai, ma non è. Ok, la colonna char sulla scheda significa? È la caratteristica a cui è collegata, che è intelligenza. Ok, trovo poco da design comunque. Int. Perfetto. In più, grazie. Durante la creazione del personaggio, un elfo alto può scegliere una delle seguenti skill in cui essere già addestrato: disciplina, intuizione e osservare. Allora, disciplina, intuizione e osservare. Ti servono tutte e tre. Io vado sull'intuizione. Ok. Quindi qua hai il primo quadratino già annerito. Annerato. Annerato. In più, dietro dovrebbe esserci una parte un po' più generica in cui General Career Advance. Ma che non sto riuscendo a leggere. General Career Advances. No, qua davanti, special abilities. Okay. Hai la visione notturna. Okay. Perciò quando è buio tu tiri due dadi neri in meno. Che si chiama? Night Vision. Okay. Perché sei razzista. Esatto. E quindi non vuoi dadi neri. Assolutamente sì, è giusto. È il folleghista. Il fo alto. Non vuoi neanche i dadi gialli. Quelli verdi vanno bene. Quelli rossi no. Poi. Beh, più gli americani quello. Facciamo l'umano così Roberto sta zitto. Allora, così. Il Reichlander. Sì. Allora, per te passare da una carriera all'altra costa un avanzamento in meno. Mettilo come special ability. Un avanzamento in meno. Sei sì. Change carry. Sei adattabile. Ambidestro. Ok. Okay. Hai 25 punti da spendere alla creazione, che non è una roba da segnare da nessuna parte, ma sono 5 punti in più rispetto agli altri. Ok, quindi mi risegno 5 in più. Esatto. Sei favorito dal fato, che questa è una special ability. Come sempre. E una volta per sessione puoi aggiungere 2 dadi bianchi a qualunque tiro. Minchia. Come disegno 2 bianchi? 2 B? Ci sono o 2 F, 2 fortuna. Ah, ok. Questa cosa io ho pensato... Ah, scusate, non c'entra niente. Bravo, bravo. Stavi parlando del tuo gioco. Sì, scusate. Sto non distrarre, che è già difficile. Infatti. Tu sarai invece un elfo dei boschi. Sì, dei bozzi. Dei bozzi. Allora, tu segna che come special ability hai camminare nei boschi. Ok. No! Minchia! La cosa che scelto estrarre l'acqua dal pozzo. No, perché la cosa che vorrei capire è come esce da casa sua senza la sua special ability. È per quello che ce l'ho. No, lui non vive nei boschi, li può solo attraversare. Ah, ok. Vuol dire che hai tiri 2 dadi neri in meno per il terreno difficile. Ah, ok. Fare trappole per conigli. Capire da che parte è il nord. Camminare ai boschi, stare nei boschi, mangiare nei boschi. Però se hai una lingua avanzata all'inizio, sai l'elfico. Non sai il comune, però sai il elfico. Questa secondo me è la parte scritta dalla come si chiama? Dalla Games Workshop. Cos'è? È sempre Rexpil la lingua. Ho bisogno di un'altra scritta perché Reichspiel. Ce l'hai davanti. No, 36 matite. Sono una creatura. C'è la punta sta qua, sì, guarda. Questa sì, infatti l'ho presa, sono una creatura semplice, ragazzi, lo sapete. Ok. Città. Okay. Ma se fai tardi la sera si incazza. Perché è un legame. Più 1 F di... Simone ci fa sapere che l'elfo di Claudio vive a Parco Sempione e non sa come uscire da Parco Sempione. Esatto. Non a camminare nella foresta. Allora, iniziativa, stealth e... Hai dato a cercare? E iniziativa, stealth e osservare. Osservare. Ha speranze per il 7 di Cesare con la fiera degli Obey Obey. Adattabile, favorito dal fato. Adattabile, che è quello un avanzamento in meno. Favorito dal fato, che ti dà 2 dadi di fortuna una volta a sessione, no? E poi parti con più 5 punti. Ok. Poi sei favorito da Orion, che è una delle divinità degli occhi di Orion, occhi del drago colpite nel segno. Orion. È scritto sbagliato Orion. No, è scritto Orion, quindi si legge Orion all'inglese. Davvero, l'ho sempre detto Orion. All'italiana, ma io la leggo all'inglese. La cintura di Orion, che mi dice? La cintura di Orione ti dice, alla creazione del personaggio puoi scegliere di avere un avanzamento, un addestramento in una delle seguenti skill. Ok. Ballistica, che serve a lanciare quella. Sì, a raccontare cazzate. No, io sono un nano, Sono un nano molto alto. Conoscenza e natura.
Ok. Con la barba. Osservare o stealth? Allora. Stealth. Ti conosco, vai di stealth. In effetti. Però dipende da cosa faccio. Quindi lo scelgo dopo, si può. No, lo scegli adesso. Sì. Ok, altra domanda. È trained, un quadratino? Sì. Puoi anche scegliere, volendo, di essere stato immerso nel sangue di un drago, tranne un piccolo punto del tuo corpo, dove lì prendi danni per 10. Che però è la faccia, purtroppo. Nel tuo caso sì, perché ti è immerso per i capelli. No, proprio per la faccia. Mi ha preso dei buchi del naso e mi ha immerso così. Sei coperto dappertutto, tranne che i punti vitali. Io userò ballistica, che è da un sacco di tempo che non facciamo un arciere, cosa del genere. Ma non è ballistica. Ma nessuno l'ha mai fatto. Scusate, ma non è ballistica. No, ballistica. Ah, no, ballistica è quello che ti, è quell'abilità. Quelle balliste. No, è quello che ti permette di recitare in un film tutto fatto in slow motion con Guillermo del Ballet. Ballistica si chiamava. Sì. Era forse il film più. È stato forse il film più brutto che abbiamo visto in vita mia. Ma aspetta, c'è Catwoman. Comunque, poi hai anche Night. Non c'è Catwoman, quindi non c'è. Ottimo. Come lui. Fatto. In più manca il nano. Non sai che Alberry è sparita per quell'anno e l'hanno ritrovata un anno dopo? No. E neanche e non lei sa lei. Cosa ha fatto. Non è lei, tra l'altro, è un clone. Allora, tu sei figlio di Grugni. Che è un bello modo... il vento, se distruggi tutto, furia degli elementi, tu, cambio il prete. Tu non puoi passare. Prete degli elementi. Il che vuol dire che puoi scegliere un addestramento in disciplina, resistenza o un'arma. Perché loro partono con una skill in più così resistenza. A grande? Perché tu sai, hai voluto fare il vanilla umano. Ma resistenza cos'è che è sostanzialmente qua? Ma umani di solito sono resistenza più forti, è resistere ai veleni, all'alcol. Resistenza. Ho letto il manuale e gli umani sono tanti. Molto figli. 5 punti in più, compra una proficiency. Ok, non lo so. Questo fatto. Compri un'azione in più sicuramente. Allora, poi odio. 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 So special ability sempre. È una special ability più quando andiamo avanti più non quando attacchi orchi, goblin o cose simili, quindi pelle verde, hai un dado bianco in più sempre. E più ricordati che un nano corazzato è un nano fortunato, giusto? Un dado bianco. Perché sei razzista pure tu? Poi alla prossima abilità noi cambiamo nome, la chiamiamo Kevan. Ok. Perché puoi aggiungere 5 all'ingombro che puoi portare. La nuvoletta! Kevan però è più 50. Vabbè. Torce peraltro. E questo torce, è Kev. Esatto. Ed era sempre dentro. Mi raccomando, solo torce. 5 okay. Punti comprano Profiensis, dicono. La Profiensis. Sì, va bene. Ok, grazie. In più hai la visione notturna. Vabbè. Ce l'avete tutti tranne gli umani, insomma. Sì, ma gli umani hanno il pene più grosso. Non del nano. Ma ecco, infatti. Io non lo so, tutte le persone che ho visto a Parco Sempione erano come me. Non so, non sono mai uscito da lì. Allora, sapete che cosa volete fare di carriera o no? Sì, io credo. Allora, devo sapere quali sono le avanzate. Chi sa già... Io so già che voglio fare il chierico, che penso sia... non c'è il chierico, come si chiama? C'è l'adepto. Quello è che però è avanzata. Penso quella... che la base, che l'ho già presa, non so di cosa sarà l'iniziato. Sì. Ma funziona che... come quello funziona l'avanzamento? Allora, con i punti esperienza... Perché c'era anche un altro che in teoria poteva sembrare chierico, che è tipo l'accolito. No, l'accolito è il mago. Ah, ok, il mago. Tu hai scelto... Waywatcher. Ok. Ma c'è una lista di passaggi... I guardiavia. I guardiavia. Sta? No, non il Weight Watcher, il Way Watcher. Io comunque sono un iniziato. Allora, le carriere funzionano che quando avanzi nella tua carriera, quando arrivi alla fine della tua carriera, puoi scegliere se andare a una carriera avanzata o cambiare carriera e aggiungere. Come faccio a sapere quali sono le carriere avanzate dell'iniziato? Ce n'è una sola. Che è? Il prete. Ah, ok. È facile. Difatti qua c'è addirittura, scusate, dice pure il flavor text, il primo passo per diventare un prete è imparare a usare le benedizioni. Ma non c'è il mastro birraio? Dammi qua, non c'è il mastro birraio come cosa, ma ce ne sono di cose che vanno bene assolutamente, sono quelle del gruppo, non ci sono niente. Allora, le ho scritto. Tu per la Weight Watcher? Sì. Io pensavo molto di più di così quando ho cominciato a lavorare per la Weight Watcher. Ma ora, sì, okay. Ora sono una silfide. Io sono un apprendista wizard. Okay. Ah, mago, bravo. Se ti cresce un occhio sulla spalla, sai che ti uccidono tutti. Sei un apprendista tutorial. Molto bene. Allora, eccolo qua. Il comune. Perfetto. Il paesano. Sei un comune? Sei un paesano. È forte. Uè, paesano. Ok. Sei una guardia di Temes. Sì, davvero.
ma l'illustrazione più o meno è quella, Beh, comunque sì, devo dire che i materiali sono veramente fighi. Sì, ancora sì, non abbiamo giocato e non vedo di giocare perché sono sti dadi custom. Sembra veramente un mix di, tra come quel gioco esatto, e Fumble. È il perfetto. Sei iniziato. Fusion. Sposta questo che almeno vedo cosa faccio vedere. Ah, oh, ma non vediamo poi chi ci scrive. Lo guardo io da Spreaker qui. Va bene. Se poi ne perdi una ti meno. E se poi te ne perdi? E se poi te ne perdi? Nel caso uno non sapesse cosa. Carino. C'è scritto una cifra di roba dietro. Sì, perché ti racconta che cosa fanno in genere, come si comportano, eccetera, eccetera, eccetera. Se non aveste saputo cosa scegliere, ne pescavate tre e ne sceglievate una di quelle tre a caso. Questo è l'iniziato, che è una fanciulla. Questo è il Weight Watcher. Che infatti è che moderino. Infatti ha fatto una dieta. Guarda, quello meno gay di tutti. Poi c'è sì, questo è meno gay, La mago apprendista, mago che sì, è il meno gay però è il più emo. Cioè guarda il ciuffo, questo, questo è un ciuffo che... Ci manca solo che se tira sulla la tunica c'ha i tagli sulle braccia. Comunque, Simone ha ragione nel dire che io non posso uscire da Parco Sempione perché qua c'è scritto che alcuni Waywatcher sviluppano una curiosità verso la vita fuori dalla foresta e gli viene permesso di lasciarla. Quindi la maggior parte delle persone... Gianni, no, dammi il tuo. Io sono un botman. Esiste proprio l'uomo botte? Questo, prima di diventare giustamente un pirata, corsaro, terrore dei sette mari, questo gioco inizia sempre sull'umile. Esatto, per ricordarti che comunque sei una merda. Sì. Erbarcarolo, va! Se vuoi fare il ranger, mi pare che nella vecchia edizione, adesso potete correggermi perché ci sono dei fanatici. Io da prendere il gioco. Beh, c'è Pietro che è il primo gioco a cui ho giocato, è Warhammer, sicuramente ce lo saprei. Mi ricordo, non so se era proprio quello, ma mi pare che quello, il prerequisito dello pseudo ranger era il rat catcher, il cacciatore, quello che... Come si chiama? Cioè, lo sterminatore di ratti. L'acchiapparatti. Il Witch Hunter deve essere divertentissimo. Il Witch Hunter? Io ma Witch Hunter scout, è io mi aspettavo che tu facessi Witch Hunter. Non puoi farlo elfo. Witch Hunter è per forza solo umano. Witch Hunter è umano. Lo scout potrebbe essere interessante come... Beh, però... Dai, faccio il Weight Watcher. Ho fatto vedere quell'immagine, fai il Weight Watcher. Io faccio il Weight Watcher. Già che solo l'elfo può essere Weight Watcher, l'elfo Silvano secondo me è il più forte. Sì. Solo l'elfo Silvano può essere Weight Watcher, tra l'altro. Sì. Perché ogni tanto gli permettono di uscire dalla foresta. Ma non sempre. Cioè, allora, il discepolo invece cos'è? Il prossimo punto è spendere i punti creazione. Gli umani ne hanno 25 e tutti gli altri ne hanno 20. Aspetta, aspetta. Aspetta, c'è un consiglio sul manuale che dice di prendersi un'abilità, mi pare, a 4, perché altrimenti poi il tuo personaggio è una pippa incredibile. E c'è scritto proprio sul manuale, mi pare di averlo letto da qualche parte. Allora, il valore iniziale di ogni caratteristica dipende dalla razza. Che è e dalla carriera. Che è questo, immagino. Quelli sono dove c'è scritto advance, sono gli advance. No, come dalla carriera? Anche dalla carriera. Non sono le caratteristiche. No, questi sono... Sono gli avanzamenti che ti servono per passare a un'altra carriera. Ah, quindi questo mi serve un avanzamento in meno, un punto in meno mi serve. Allora, partiamo dagli umani. Due in tutto. Avete due in tutte le abilità di base. Che sono strength, toughness, agility. Quelle sei, tutte. Puoi anche due. Non segnarlo perché magari le vai a pompare. Vabbè, intanto me le segno per il cancello. Poi, l'elfo alto ha tre in agilità e intelligenza e gli altri ha due. L'elfo silvano ha 3 in agilità e 3 in forza di volontà e 2 in tutto il resto. Ok. Il nanetto invece il nano ha 3 in forza e resistenza e 2 in tutto il resto. Mi pare giusto. Te lo sto segnando io, grazie. Ok. Ok. Detto questo, allora... Io posso già passare di carriera? No. C'ho già tutte le cose sotto. Cosa vuol dire? Ho già tutte le cose su. Non devo fare queste cose per fare l'avanzamento? Sì, ah, devi comprare tutte. Stato, ok. Ci metterai almeno, almeno una decina di sessioni. Vabbè, vediamo come si compra. Allora, ogni giocatore ha un numero di punti da investire. Mm-hmm. Il numero di punti creazione dipende dalla razza. E va bene. Nella riga finale della tabella ti dice quanti punti ha ogni razza. E ve l'ho già detto. Sei caratteristiche, il valore iniziale per ogni caratteristica ve lo abbiamo detto, tranne i punti ferita ve li dico dopo, perché tanto dipende se ve lo aumentate o meno. Il giocatore potrebbe investire i punti creazione per aumentare i valori delle abilità. Ok. Tipo per passare da forza 3 a forza 4. Mm-hmm. E
come in Guerre Stellari, vi costa tanto quanto il numero a cui volete arrivare. Quindi io che ho 2, se voglio arrivare a 4, mi costa 7. Tu sei a 2, ti costa per arrivare a 4, 7, perché ti costa 3 per arrivare a 3 e 4 per arrivare a 4. Ah, ok. Se invece volete sapere quanto... la ricchezza iniziale dipende da quanti punti ci spendete. Potete spendere da 0 a 3 punti. 0 siete poveri in canna. 3 siete dei ricchi sfondati. 0. Io non neanche le ciabatte. Niente. La ricchezza è un elfo dei boschi. Infatti. Potete ovviamente comprare delle skill in cui essere addestrati. Quindi scusa. Ogni carriera ha delle caratteristiche in cui parte già addestrata, che sono quelle segnate davanti. Sì, atletica, bellissima. Career skill. Qua davanti, nella scheda, c'è primary characteristics, che vi costa di meno quando poi avanzerete. E le career skills siete già addestrati. Quindi in queste fare, caratteristiche. Un quadratino, nerati di quelle della tua... Quindi io parto da 2 di ballistica. Quindi qua non ci sono. Le devo mettere qua. Le devi aggiungere come skill avanzate. È vero che io ho animal handling, ma non c'è. È avanzata. Ah, ecco. Poi però ci sono invece altre che sono quelle normali, che sono indicate tipo atleta. Quelle normali sono le stesse per tutti e sono sulla scheda. Tutto quello che non è sulla scheda è avanzato. Ah, pardon, queste qua sulla scheda, non è che devo aggiungere un quadratino a queste, no? Sì. Ah, ottimo, pardon, scusate, avevo capito male. Quelle lì sono quelle che di partenza hai. Mica male. Ma ad esempio, se io ho career skill resistenza e avevo già resistenza come nano, vado già a 2? Sì. Ullala. No. Io ho ballistica 2. Come no? Sì o no? No, perché uno te lo... non lo so. Per quelle avanzate le avete ma non siete ancora addestrati. Quindi non ho ancora il... Tipo la mia education. Io ce ne ho 3. 4. Vuol dire che le hai, le puoi prendere, loro non le possono neanche prendere, però non sei addestrato. Ah, certo. E cosa vuol dire che non sono addestrato? Che non tiro niente? Che se vuoi essere addestrato, quindi aggiungere i dadi, devi spenderci adesso dei punti. Ok, mentre loro non possono neanche spenderceli per prenderle. No. Ma a me conviene, Cla, scusa la mia ignoranza, no? Facendomi il maghetto, mi conviene pomparmi le caratteristiche, cioè come mi conviene spendere i punti? Il manuale suggeriva di prendere quella almeno tua principale, se vuoi usarla principalmente, o quella che vuoi usare tanto, a 4. Non possono andare oltre il 5. Perché ti dice le cose le puoi imparare sempre dopo, però quello lì è la base, perché mi pare che quelle lì le puoi comprare solo in certi punti, no? Base. Sì, le caratteristiche sono molto più difficili da aumentare, a meno che non siano quelle primarie, comunque non è la cosa più economica del mondo. Passare a 4 costa 10? Vediamo. Dipende da 0? No, da 3. Da 3 a 4. Da 3 a 4. Costa 4. Da 3 a 4 costa 4. Ah, ok. È che lui partiva da 2 per arrivare a 4, gli costa 3. Prima 3 e poi 4. E il fatto che siano caratteristiche primarie cambia qualcosa? No, non penso. Caratteristiche? Sono quelle che ti servono al tuo PG probabilmente. Infatti. O forse costa di meno. Boh. Sono quelle che servono a te. Ok. È come se tu fossi un druido e c'è scritto saggezza. Scusate, questo l'avevo saltato una riga. Aumentate tutte le caratteristiche primarie di uno. Già di uno così? Prima di spendere i punti. Prima di spendere i punti. Okay. Come mai? Perché sono le vostre caratteristiche primarie. Solo sulle primarie? Sì. Cioè io ho già agility e willpower 4. Che buono. Può arrivare massimo a 5 in trazione. Quindi ipotizziamo di portare intelligenza e willpower a 5. Parti io da? Parto da 3, perché ho più 1. Quindi ti costa 9. Quindi mi costa 9 ciascuno. 4, 18. 18. Da 3 a 4 ti costa 4 e da 4 a 5 ti costa 5. Quindi io tutto vedo 9. Se riesco a fare questa cosa. Io invece portando willpower e fellowship, avevo 2 e 2, uno lo porto a 5, quindi sono 3, 4 e 5. Da spendere sono no, ma anche tu hai i punti primari caratteristiche? Sì. Hai i punti bonus? Sì, già messi. Potete comprare, oltre a questo, anche talenti e azioni. Tipo, gli incantesimi sono azioni che vanno comprate a parte. Parti con delle cose base. Ma non ce li ha, mi sa, iniziato incantesimi. Te li devi comprare. Hai quelli di no, base. Ma non ce li ha di base, proprio, non è già da solo dal prezzo. No, hai delle cose di no, base. No, i blessing ce li hai, alcuni ce li per hai. Per dire, col mago hai di base, tutti i maghi hanno questi due. E anche io ci avrò qualcosa di base. Non ho letto, però penso di sì. Vabbè, poi lo vediamo perché dopo. Facciamo uno per uno e andiamo avanti. Per adesso le abilità di base, poi possiamo comprare, no? Quanto costa un'abilità
da trainare. Intanto cosa vuol dire averla trainata? Allora, saperla. Averla addestrata vuol dire che tiri il dado specializzazione. Ok, se ho due... Tiri due dadi specializzazione. Ah, ok, come sono i dadi specializzazione? Sono quelli gialli, sono dadi da 6, hanno solo cose positive come... Tutto tranne una. È buono. È molto buono e non solo, hanno anche la cometa, che è tipo il critico. Non è come gli azzurri? No. Come gli azzurri di Star Wars? No, esatto. Che erano mini benefit, no? Questi sono... quelli azzurri di Star Wars sono i dadi bianchi, quelli okay. Fortuna. Quanto costa addestrare un'abilità? Allora, addestrare un'abilità, se è basic, aspetta, che mi pare che costi anche lì come la le caratteristiche. Tipo 1, 2, 3? No, sarà di più, sarà all'inizio tipo 3, 4, 5 forse. Ah, non potete aumentare le skill più di un punto a creazione. Ok. Quindi si può averle massimo uno le skill. Sì. A meno che non ce l'hai già uno. Esatto. In ogni caso skill, non puoi andare oltre le skill avanzate. Ah, non puoi andare oltre l'uno? Allora voi non potete andare. E noi che abbiamo a due adesso? Ma perché non l'abbiamo comprati? Ah, non l'abbiamo comprati. Era parte della costruzione del personaggio. Allora, quindi non potete avanzare. Aspetta che rileggo bene la cosa. Allora. Le abilità possono essere addestrate o assegnate... come specializzazione dalla lista della carriera. Va bene. Se ce l'avete addestrata, segnate il quadratino. Se è una skill avanzata, non è ancora addestrata ma viene acquisita, potete acquistare specializzazioni solo per skill che avete già addestrato. Quindi non posso prendere la specializzazione nelle tre avanzate io? No, le avanzate non sono specializzazioni. Okay. Le avanzate sono avanzate. No, mi sono distratto, perdonami. La grossa differenza, scusate, rispetto a quello che vi avevo letto io, è che quelle in cui siete addestrati, le potete in cui potreste mettere i punti, le potete prendere spendendo un punto della creazione. Okay. Ah, ok. Non ce l'avete già. Ah, ok. Ah. Avevo letto male io. Quindi 1, 2, 3, 4, 5... E io ho speso 15 punti e direi che... Io ne spendo 3. Allora. Per prendere con gli queste altri, qua? Con gli altri punti puoi ancora prendere talenti, che okay. sono carte passive, e azioni, che sono carte attive. Posso ma vedere sì. le azioni? Giusto per capire altra domanda, cosa comporta. Quindi io che avevo Charm, First Aid, Intuition, se le voglio effettivamente uno, sono 3 punti. Ok. Quelle avanzate? Pure. Adesso ce le hai, se le vuoi prendere devi spenderci i punti. E cosa cambia allora tra le base? A te? Niente. Cambia il fatto che loro... Che loro non ce l'hanno proprio non di ce base. Non ce l'hanno proprio. Ci arrivi dopo. Però diciamo, tendenzialmente, alcune cose, tipo queste qua che sono all'inizio... Cos'è Pieti? Le ha gratis. Pieti? Okay. Tutte queste carte qua le ho gratis. Da mago. Che vuol dire pietà? Quelle dopo invece... No, è la santità in realtà, però non so che cosa... Allora, scusami, dicevamo, per le abilità, quindi tutte quelle che io ho, diciamo, di classe... Posso spendere dei punti per implementarle, ma c'è un limite in questa abilità? Uno. Solo uno. Quindi se le vuoi tutte sono tipo quanti? 5-6 punti? No, io mi prendo solo l'educazione, non me ne frega. Ecco, io già che sei l'abilità, facciamoci dire anche cos'è educazione. E la conoscenza dell'etichetta. Mentre... No. Education credo che sia intellettuale, quanto sei studioso. È l'accademica, proprio. La ricchezza che hai detto che costa da 0 a 3 si può prendere. Cosa va a cambiare esattamente? Cioè, ho capito uno da ricco o meno, però... Allora, se spendete 0 punti in ricchezza, siete completamente poveri. Non avete niente se non quello che avete addosso. Okay. Non avete neanche una moneta. Dove okay. è scritto la ricchezza, scusa? Money, penso. Sì, dietro. Sì, no, in generale... Con 0 punti hai 0 talenti e con 0 punti hai le azioni base. Ok. E puoi prendere un'azione in più. E una skill. Con 0 punti hai 0 talenti, immagino, e 0 azioni base. Okay. E, no, un'azione base. Un'azione oltre quelle base. Quelle base ce le hanno tutti. Okay. Quelle da 0, suppongo, vero? Sì. Quelle okay, esatto. Per dire, io il mago, per l'unica roba che mi sono letto, si di base quando crei il mago hai Channel Power, che è l'abilità Channeling,
Poi tutti i maghi hanno queste tre abilità qua, che hanno lo zero. Ma di base non le devi pagare? No, di base. Quelle base sono base okay. senza pagare. Cioè, Channel Power sono quello che mi permette di accumulare energia per dire per lanciare gli incantesimi. Spendendo un punto puoi prendere o ricchezza povero, che vuol dire che hai almeno qualche cosina da spendere, non tanto. Puoi comprare due skill. Quindi è o un ricchezza talento, povero o due skill. No, dipende quanti punti hai. Tu hai 20 punti, ti sei speso. Però sono a 14 che ho speso. Sono tabelle diverse. Ogni cioè, se io spendo un punto sono povero, se spendo un altro punto ho due skill. Esatto. Se spendo un altro punto ho un talento. Esatto. Quindi tre punti, un talento, due skill e povero. Sì. Ma okay. Qual è la differenza? Allora, le skill sono queste carte, giusto? No, quelle sono le azioni. Le carte sono azioni. Le skill sono quelle qua. Sulla scheda, sono i dadi che tiri. Ok, le skill le ho già scelte. Le altre due cose da scegliere sono se sono talenti, ricco, se sono povero e talenti che sono qua dentro. Vediamo un attimo i talenti. E io prima voglio vedere dopo cosa fanno quelle ci due. Sono i talenti per classe, immagino, no? No, i talenti sono non solo per classe. Perché i talenti sono anche le tattiche. Ad esempio, l'elfo ha un focus. Mm-hmm. Extra da prendere. Ci sono ordini che puoi dare alla gente. In più questi ordini sono... che no, questi sono effetti. Mamma mia ragazzi, quante sono? Sono bellissime. I talenti sono questa roba qui. Ok, io spendo 3 qua. Mm-hmm. Per essere ricco. Per essere ricco sfondato 4 più 2. Quindi 3 per questo, se vuoi anche questo, sono altri 3. Ah, quindi spesa di questo ti dà le varie cose. Quello che hai addosso è un'arma o non è neanche un'arma? È quello che hai addosso, sì, mi pare che abbia un'arma. Ok, io lo faccio proprio povero, in canna. Con niente. Allora, vabbè, quindi vediamo adesso. Allora no, invece faccio 2 e faccio comfortable. Talento e action. Quindi spendi 6. Quindi spendo 6 e arrivo a 20 in tutto perché esco il calcolo di prima. Perfetto, quindi hai 2 talenti da scegliere e 3 azioni da scegliere. Ma io di base immagino di avere questa, no? Per il mio ordine, se c'è quello del fuoco, no? Sì, questo è il questa tuo. Questa immagino di doverla pagare. E lui immagino che abbia automaticamente quella di Sigmar. Io scelgo. Non di Sigmar, di Mor. Di Mor, quello del mare? Della morte. E anche questa. Ogni classe ha una sua caratteristica extra che adesso vi passo. Okay. È complicato. Io ho scelto, allora questa roba qui non scelgo nulla perché vedo che sono più da combattenti. Datemi un'occhiata. Quindi in totale ho speso 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22. Mi mancano 3 point. Cosa mi rimane da scegliere? Li puoi anche tenere lì e spendere poi quando ci saranno gli avanzamenti. Con 3 punti puoi prendere delle azioni, puoi prendere dei talenti. Allora, se ho 0 punti nella ricchezza, cosa sono? No, scusa. Un barbone? 0 punti in ricchezza vuol dire che non hai nemmeno i soldi per andare in una taverna. Okay. Come me. Sei proprio completamente... Tu sei troppo sociale per una cosa del genere. Poi... Ho 2 in fellowship, quindi potrei avere... E mentre pigliare gli spell quanto mi costa, quindi buon Claudio? Dipende quante ne vuoi prendere, sono azioni. Per ogni azione che compri è una... È un punto. E di base quante ne ho? Se spendo 0 ne ho 0. Se spendi 0 ne hai una. Se ne spendo 1 ne ho? 2. Ok, così via. Sì, ma massimo 3, no? Massimo 3. Scusami. Li posso prendere di questa? No, ne puoi prendere 4 se spendi 0 punti. Per una, un punto? Sì, e non puoi andare oltre il primo pallino alla creazione. Okay. A me serve sapere cosa fa Piety e cosa ha Education. Piety? Piety. Scusami. E quanto sei santo? Ah, quello Piezza. Sì, ma voglio sapere cosa fa in termini di gioco. Sei Pio, vabbè, bella. Allora, il fatto che io sia elfo di boschi mi permette di camminare nei boschi. Il fatto di essere Pio... Se sono iniziato, sono Pio. Esatto. O di iniziare le cose, non lo so. In maniera Pia. Skill list. Grazie. Va che bello. Abbiamo detto piety, mm-hmm. È conoscenza e intuito di che cosa è piacevole e appropriato agli dèi.
Sì. Ti serve quando lanci Curry Favor, che è richiedere i favori. Il richiamo della spezia. Senti, io 5, sono 5, 4, 9, 4, 13 e 6, 19. Allora, io ho portato due caratteristiche a 5 e siamo a 10. Poi ho preso 5, le 5 caratteristiche career skill e siamo a 15. E poi ho preso Bullseye e Rapid Fire, che sono da 2 e da 3. È giusto? Sì. A posto. No, non conta quanto costano quelli sopra. Contano quante azioni compri. Ah, ok. Quello è il tempo di ricarica dell'azione, ve lo racconterò quando arriviamo. Ah, scusa, pensavo fosse... Allora non ho capito assolutamente niente. Io ho l'abilità da iniziato e il focus devo comprarli tutti, non ne ho neanche uno. Sono talenti, okay. Parti con zero. Ci sono altri talenti qua anche. Il talento commoner che mi hai dato è basic. Sì, quello è della tua carriera. Quindi, le azioni... devo capire azioni quanto costano. Sono lì, devo capire quanto costa... No. Hai un'azione oltre a quelle base, okay, che puoi comprare. Perfetto. Senza spendere niente. Ah, ok. Più un punto per ogni azione in più fino a 4. Ah, ok, va bene. Volevo dire questo. Quanto costano i due talenti? Due talenti costano 2. Cosa vuol dire esaurire una carta? Quando si desaurisce? Dipende dalla carta. Un talento. Dice exhaust discard recover to stress. E quando si stappa? Si stappa alla fine del combattimento, alla fine della scena. O se prendi fatica, anche subito. No, ok. No, io la tappo e mi ricordo. E allora poi aspetti la fine del combat. Non è sessione. La qua con zero. Secondo te è meglio tappala e togli 2 di stress, o quando fai un'azione e usa il willpower puoi convertire le asce in togli uno stress? Secondo me è meglio quello. Quindi io prendo 2 talenti e sono 2 punti. Sì. Poi per le azioni io partirò con almeno 1 o 2 blessing di base. Allora, però gli altri talenti? Ce li hai tu? Sì, ah, tieni. Ah, tu parti con... Tutti partono con queste azioni base, okay, così che lo sappiate. Assess the situation. Preso. Ma fammelo segnare qua quello che c'è. Melee attack. Ma tutti quanti o stai dicendo solo lui? No, tutti. Melee. Ranged attack. Sì. Okay. Performa stunt. Stunt. Quindi non anche per me in questo. Poi assess al massimo farò delle fotocopie delle carte. Posizione di guarded position. Ok. Block se avete toughness più 3. Ok. Se no, no. No. Parata se avete forza 3 o più e dodge se avete agilità 3 o più. Perfetto. Ah, me lo prendo. Dodge se abbiamo agilità 3 o più. Sì, mi dodge, ok, dipende agilità. E un attimo che devo. Mi dici l'ultimo. Dodge. Melee strike, dodge, assist situation, perform stunt. Guarded position. Ok, guarded position. Improved block c'era? No, è block e basta. Block. Se ho. Se hai robustezza 3 o più. Ce l'ho. Poi. Parata, parry. Parry, non mi ricordo se l'ho passata. Va bene, poi vedremo. Block normale. Sì. Dalla poi gliela diamo a qualcun altro. Questo non so. Ah, sì, anche a me serve block. No. Parry. E poi. Guarded position. Guarded position. Allora, già c'è un blocco in più qua. Serve, manca una carta di queste che deve essere Mor. Te l'avevamo presa fuori prima. Qua. Quindi ricapitolando automatico. Tieni. Allora, a me Perry, block, perform stunt, guarded position, assist situation, melee strike e dodge. Sì, servono sì, anche a me poi. Okay. Vabbè, servono a tutti. No, a me 3 non me ne servono perché non c'ho nessuna di quelle statistiche a 3. Okay. Ma quindi vuol dire che io non posso doggiare? No. Neanche provarci e tirare 0. No. Se no cosa tiri? Contro la tua difesa. È l'avversario che tira contro la tua difesa. Se tu leggi come funzionano queste abilità qua, ti dicono dopo che hai attaccato in missa, quindi non le useremo mai. Sì, ma dodge se qualcuno mi attacca. Allora, normalmente funziona come in Guerre Stellari. È l'avversario che mette dei dadi di difficoltà in base alla tua statistica.
chi ha anche questa azione può fare un'altra azione dopo che ti hanno colpito, tra virgolette. Tu non ce l'hai perché non hai abbastanza agilità. Ok, ma è per vedere se mi conviene prenderla almeno a 3 per averla. Quanto è forte l'abilità? Dipende se la usi in difensiva. Io la userei, la dodge solamente se sto quasi sempre in difensiva. Ci sono altre abilità di altri personaggi che ti costringono ad andare verso il Reckless, ovviamente. Chiaro. Dopo che sei stato dichiarato obiettivo di un attacco o di una spell, puoi mettere due carte ricarica su questa carta e aggiungere dei dadi all'avversario. Ah, ok, quindi se già c'ho poco di base è inutile. E invece con quanti incantesimi parto io con Blessing? Lui il mago parte con 2. Tu parti con le carte base che sono Carry Favor. Block. È una di queste, le sarà? Sì, sono anche queste. Carry Favor, ok. Ok. Poi parti con Blessing of Health. Immaginavo. E Minor Blessing. Ok. E Minor Ward. Ok. Basta. Queste altre invece devo comprare. Tutto il resto posso, io posso comprare anche le carte di rank 2, no? No, perché tu sei ancora un personaggio di rank 1. Ok. E dov'è il rank? Va bene, ero abbastanza sicuro di questa cosa. Dove è scritto il rank? È scritto sotto il titolo della carta. Velo di paura, rank 1, è la prima parola dopo il nome della carta. Ma quindi anche il rank 1 lo devo comprare? Sì. Quindi anche quello di Mor devo prendere comunque. Rank 1 vuol dire solo che è di un personaggio di rank 1. Non l'ho preso perché però il fatto che ci sia scritto rank 1 Mor, io potrei prendere anche quelle di Sigmar, no? Allora, sono tag. Tu sei un chierico di Mor, puoi prendere quelle di rank 1 e Mor. Tipo, io non l'ho. Non posso prendere rank 1 Sigmar. Evidentemente no. Quanto mi costa punti per prenderne tante? Massimo per prenderne 4, compresa quella extra che puoi prendere, sono 3 punti. Queste sono tutte le cose del mago, quindi a voi non ne prendo 4. Allora, altra cosa, le abilità, quelle a casa. Io ho un'abilità che dice chiaramente che è quella lì per fargli paura. La paura, l'incantesimo paura, è Invocation Fell contro Discipline Willpower. Sì. Fell sarebbe Fellowship. Ok. Quindi io in questo caso che ho 4, tiro 4 cosa? 4 dadi blu. 4 dadi blu contro il suo Willpower. Sì. Quindi qua è netta stat contro stat. Ok. E i successi è scritto qui. Allora, e questi qua sono i risultati che si applicano dopo aver sottratto le cose? Sì. Ok. Perché no, non dopo aver sottratto. Tu guardi quanti martelli hai, quanti. Sì, beh, in realtà dopo che hai fatto la sottrazione. Perché questi qua sono il martello. Il martello è un successo. E l'aquila? Un vantaggio. Boom. Ah, ok. Quindi qua mi dice cosa posso fare. Con un vantaggio mi basta, un successo in questo caso mi basta. Coward è che dura di più la paura col vantaggio, e anche questo è uno, e posso spenderlo più volte? Dipende, se c'è un più di fianco sì. No, ok. E due neri, subisco uno stress, è nel mio tiro. Sì. Le carte hanno sopra anche un numero nell'angolo in alto a destra, nel cerchiolino blu, che è... quanto tempo ci mette a ricaricarsi. Ok. Qual è il numero? Quello in alto e a destra. Quelli sono i token che vengono messi sopra alla carta che ti dice ogni round togliene uno, quando hai finito i token lo puoi... Ci sono abilità che poi ti tolgono i token per farle più veloce. Esatto. Velocità fa esattamente quella roba lì. Toglie un token in più a round, mi pare. Sono queste qua le tattiche, i talenti, tra virgolette, le tactics? Le tattiche sono dei talenti, non so se tutti quelli che ci sono sono lì. Fa niente. Allora, io ho preso 3 abilità, oltre alla prima che mi hai detto essere a gratis. Va bene. Quindi sono queste qua, poi vabbè, non ho tutte quelle generiche, ma fa niente. Tanto comunque ci sono... Tanto faccio le fotocopie. Ma sì, ma poi sono le stesse. Allora... quindi mi mancano soltanto 2 punti da spendere. Va bene, d'accordo. Ah no, uno è già qua in realtà, e quindi ciao. La statistica, quella, l'abilità, quella di mezzo è un'avanzata se hai quelle caratteristiche. In che senso? Perché tipo io
qui il tocco di Morgue è quello che fa paura sempre. Mm-hmm. Se ho quattro favori e a un bersaglio vicino, quattro favor, close range to target, quindi vuol dire che devo essere anche vicino, aggiungo un dado in più. Mm-hmm. Quindi questo immagino che sia una cosa che si applica in più. Sì. Questa dice invece 5 power, mm-hmm, medium range. Mm-hmm. Cos'è il power? È quanto potere hai accumulato. È il favore ho io. Questa sarà da mago. È mor. È mor, ma non è da chierico. Fatto, clap. Ok, non dovrebbe esserci un simbolo sopra qualcosa. Per capire se è da mago o da chierico, no. Però non dice che neanche un bless, però è destroy undead. Destroy undead. Your word of power, è strano. Quelli da power. Vabbè, è rank 2 sti cazzi per adesso. Quelli con power sono tutti da mago. Perché il potere è quello che invochi da mago. Il favore è quello che invochi da chierico. Ma magari è scritto male. Il sistema è identico. Sì, ma magari è scritto male. Sì, magari c'è un'errata corregge da qualche parte. Diciamo. Per quanto mi riguarda la puoi anche prendere. Ah, sì. Frega una cippa. Domanda a cui probabilmente non abbiamo una risposta breve. Ma l'arciere. Scusami, quali sono le conseguenze di avere una stance conservativa o reckless? Allora, le conseguenze sono la quantità di dadi verdi o rossi che tiri. I dadi verdi e rossi hanno diversi risultati sulle diverse facce. Quelli verdi hanno meno successi e tanti vantaggi. Ok. E non hanno niente di negativo se non che ti ritardano le azioni. Perché okay, c'è una clessidra, quando c'è la clessidra ti rallenta. Ah, quelli altri invece la posta in gioco è più alta, però. Gli altri hanno molti più successi, male. Però hanno anche i teschi che sono cose brutte. E hanno la goccia di sangue che è ancora peggio perché sono. Non è la stella del caos, però subisci delle ferite nel farlo. Ok, ho capito. Adesso devo vedere cosa c'è in giro. Sì, un arciere tendenzialmente più reckless che conservative, vedo dalle azioni che ho comprato, tra virgolette. Tutte le azioni hanno due lati, uno rosso e uno verde. Oh, che scemo che sono. Quello rosso è quando la usi in reckless, quella verde è quando la usi in... Però diciamo che tendenzialmente a seconda della carriera che scegli e di come la imposti cambia... No, chiaro, il barbaro sventra troll però sarà sempre in reckless. Però il Waywatcher potrebbe essere quello contemplativo che sta indietro o quello più avventato che cerca di infilare frecce nella gola a tutti. Ma che figata, quanto è GDR sta cosa. Cos'è una manovra preparata? Prepare manoeuvre? Quando ritardi l'azione per fare una manovra. Le manovre sono come in Guerre Stellari. Azioni? No, manovre. Le azioni sono azioni. Le manovre sono manovre. Tipo movimento. Tipo il movimento, tipo aprire la porta, tipo prendere la mira. Ok. Qui dice che io posso fare l'estrema unzione come prepared maneuver. Sì, che non ti conta come azione, per cui puoi fare sia un'azione che l'estrema unzione. Subito. Se la prepari. Qui mi sfugge cosa è il termine preparare allora. Perché preparare mi immagino che la faccio dopo. Di solito quando prepari l'azione è in relazione a qualcosa. Mi puoi dire quando il tizio muore gli faccio l'estrema unzione. Non vedo. Ma lo farò comunque nel mio round? O lo parte in no, perché è preparata. Preparata. Tu puoi tirare la martellata, ucciderli nel mortoso. È una specie di reazione delayed quasi. Posso prepararla nel mio turno sempre però. Quando tocca a te mi dici io preparo la manovra. Se Gianni muore. Come in D&D. Ok, se Gianni muore e faccio la mia azione. Se no l'hai persa. Così. Perché praticamente guadagno uno di favore se faccio questa funzione alla gente. Quando posso prendere il rank 2? Quando sarai di rank 2? E quando lo diventi rank 2 è la carriera. Quando avanzi nella carriera. Sicuri di questo? Sì. Sento suoni. Chi è? Sente le voci nella testa. Beh, ci sono. Oh. No, sente veramente le voci nella testa, Roberto. Oh, ciao Jay. Ero io. Oh mio Dio! Ciao Jay! Oh mio Dio! C'è anche lei! È appena cosa tornata bellissima. Da yoga. Yogurt? Yogurt? Allora, cosa fa Weekend?
È indebolito, sarà uno ma tirerà dei dadi neri. Allora, tutte le cose negative fanno tirare dei dadi neri. Ma lo scopriremo giocando. No, perché devo comprarle, quindi no, voglio saperlo subito. Ma vai, vai a GDR. Che builder che sei. In realtà io mi ho sbagliato i conti e prendo anche questo 4 più 1 specialization. Specialization. Tipo ad esempio, che vuol dire 3 più 1? Che hai? 3 base più 1 di specializzazione. Ma il mazzetto delle azioni, scusate. Due cose. C'era tutto Roberto. No, io ho solo le spell, quelle del chierico, quindi non c'ho niente. Qui niente c'ho. Ah, ok. Ce l'aveva Matteo. Due domande. Era finita. Era difficile scegliere per un birraio. Che cazzo di abilità da combattere? Prima prendere i punti, li acquisti come PX e li spendi, no? Quindi tenermene uno adesso, posso tenermelo. Seconda domanda. Mi trovi la certezza? Perché non sono sicuro che quello di Mor non possa fare un invoca un blessing di Sigmar. Perché sono pochissimi. No, sono tipo 4, sono tipo 5. Sì, se già ne compro 4. Sono pochi perché la Fantasy Flight è molto furba e ha detto: ne vuoi altri? Compra il manuale solo dei chierici di Mor. Con le carte dei chierici di Mor. Li troveremo su internet. Sì. Però sei sicuro? Sì. L'hai letto? Ok, mi fido. Anche non tanto. Tipo, sai sette spell da scegliere. Poi a me non me ne frega niente che prendi una roba di Sigmar. O che lui prenda un incantesimo dell'ordine grigio, anche se dell'ordine luminoso. È come dire, no, il druido non può prendere palla di fuoco, ma muro di fuoco sì. Sempre fuoco è, dagliela se la vuole. Cioè, tipo, la cura è solo Sigmar. Ma io ho deciso che non lo farò. Va bene, puoi non farlo, però se lo vuoi prendere fare, la cura di Sigmar? Sì, prendi la cura di Sigmar. Domanda. Prendo quella cosa lì dell'avanzamento sulle abilità. In realtà posso prendere soltanto roba da uno. Cioè non posso prendere il secondo. Puoi prendere tre diverse abilità. E invece la specializzazione è soltanto sull'unica da advanced che ho. O c'è qualcos'altro da quel punto di vista? Mi sono perso questa cosa della specializzazione. Sì, un po' per quello che vedi. La specializzazione tiri un dado in più. Ma su che abilità la posso avere? Su quelle che hai già addestrato. Su quelle che hai già addestrato. Cioè su tutte quelle che ho già addestrato. Sì, la domanda è però dove cazzo vai a segnarla? È il secondo quadratino. È il secondo quadratino. Ah, una va sul secondo. Ma... siamo sicuri che io possa avere tre focus? La specializzazione è il secondo tre focus posso avere? Questo è un altro punto. Perché qua c'è uno slot solo. No. Puoi comprare gli slot, che è comprare una carta. Posso chiederti il numero qualcosa significa? Allora, il numero qua sopra nell'angolo in alto a destra è quanto ci mette a ricaricare. Queste sono le magie. Ah, ok. E le magie cattive. Dite le cose a voce alta, che se sono importanti le sento tutta dicendo, la classe. No, sta dicendo, se io all'inizio voglio un secondo quadratino in un'abilità, come faccio ad non averlo? Puoi. No, invece sì, la risposta è spendi almeno due per il training che ti dà più uno di specializzazione. No, ok, come... Ah, ok, ti dà il più uno. Cioè, se io voglio avere due quadratini in, che ne so, channeling, mettiamo, come faccio? Devi spendere almeno tre tu, perché uno per prendere la prima. Non ce l'ho già di base. No. Perché l'ha detto prima, perché le abilità avanzate partono a zero, accessibili ma a zero. Ok, quindi spendo uno e ce l'ho uno. E poi spendi due e ce l'hai due. Quindi poi spendi due e ne metti un punto da un'altra parte. Quando arrivi a spendere il terzo punto, metti un terzo punto in un'altra abilità e un uno in una specializzazione, che può essere quello lì. Fine. Perso proprio. Grazie. Quante specializzazioni posso avere? Due se spendi tre punti. Ok. Ok, io sono servito. Ho speso tutti i 20. Quindi posso avere due abilità con due punti. Mi dai le abilità. È corretto? Questo è il mio mazzetto personale. Ce l'ha Roberto. Beh, ma a me ne avanza vedi uno. Che adesso era vero che ce l'aveva Roberto. Sì, a me ne avanza uno, quindi sono a posto. Cioè adesso scelgo la mia terza azione bonus. Mi dici cosa fa Spellcraft e... Spellcraft è conoscenza magica. Fatto. Quando c'è qualche cosa di magico devi tirare Spellcraft. Sono un anno brutale. Cosa fa ispirato? Oh, che palle Roberto, ti dà dei dadi in più a qualcosa. Come te l'ho già detto prima, tutte le cose in questo gioco ti danno dei dadi in più o in meno. Ispirato ti darà dei dadi in più. Di solito nelle cose di Fantasy Flight è molto più forte ispirato, almeno in Arkham e quei giochi lì. Ma questo è più Guerre Stellari che Arkham Horror. Ok, io sono pronto. Idem con patatine. Però a me serve sapere quanti soldi ho. E quanti punti hai speso? Due. Allora sei povero.
No. Scusa, sei comfortable? No, no. Io ne ho di zero. Mi scrivo in soldi, sono confortevole. Anch'io, io con le pezze al culo. Confortevole. Siamo un gruppo di ricchi. Ti hanno rubato la nave, sono ammutinati. No, io ho la mia barchetta su cui sono un boatman, quindi io sono. Cioè, sono la mia barchetta di merda. Siete dei poracci a cui sto facendo. È appena passata Irma. Esatto, è appena passata Irma e vado a sbronzarmi. Dai, vi assoldo io. No, perché siete non dei lavorerei mai per un anno neanche se mi pagano. Ma con un amico. Ma ci, racconti questa cosa? Cioè, mi racconti da dove viene il tuo odio per i nani? Allora, è più comune l'odio per gli elfi, sappi? Sì. Eh? È più comune l'odio... proprio. Cioè, in generale non mi sono mai piaciuti in tutta la letteratura fantasy leggendo i personaggi dei nani. Ok. In particolare non mi è mai piaciuta la loro iperresistenza. Ah. Che è una cosa che secondo me toglie pathos alle scene drammatiche nei romanzi fantasy. Invece il nano ha un'abilità passiva che lo rende più offensivo. Lo so, però lo so, in tanti romanzi che ho letto c'era il solito nano che a un certo punto simulava a tappare il buco, arrivava un'orda e lui da solo, incagnato nella sua armatura, era inattaccabile come se fosse una tartaruga. È un po' quello da piano preso, le tartarughe. Invece a me sono piaciuti, per esempio, cito una roba proprio spicciola, Lodos. Sì. Ecco, in Lodos a me il personaggio che piaceva di più era il ladro, perché a un certo punto si lascia tentare, prende la corona, viene posseduto e si crea un intreccio di trama divertente. Il nano invece era un po' più... Vorrei ricordarmi il mitico nano che muore di infarto nella Dragonlance. Vabbè, dopo un sacco di libri, su. Il primo libro? No. Il primo libro muore? No. Flint muore tipo nel settimo, nell'ottavo, se non dopo. Ma il primo di che trilogia? No, dipende, se tu hai iniziato a leggere dal settimo è il primo libro. Andrea, tutti torti. Scusate un piccolo riassunto per un ritardatario, no, riassunto è che abbiamo fatto i PG. Neanche tutti. Neanche tutto. Quindi io ho preso 4. Comunque, per rispondere a Roberto, ispirato, come sospettavo, ti dà un dado bianco. Okay. Giusto per sottolineare che ho ragione. 4 dadi bianchi, prima di perdere il nostro set. Che costa 36 euro solo il set di dadi. In realtà costa di più, però vabbè. Visto che è un investimento fatto con le donazioni e gli acquisti dei nostri ascoltatori. A maggior ragione. Deve essere trattato con sommo rispetto. Esatto. Avete comprato tutto quello che potevate comprare? In particolare sì. Roberto. Abbiamo preso tutto. Yes. No. Sì, andiamo pure avanti perché tanto... Ok. Roberto è colui che non legge le regole prima, ma le vuole salvare. Non posso spendere un altro punto per prendere un'azione in più, vero? O sì? No. Rispetto a quante? Alle 4 che ho già preso. E spendere i pix come funziona? Poi dopo la creazione? Come in Guerre Stellari, ogni abilità ti costa X, ogni talento ti costa Y, guarderemo quanto costano. Ok, quindi io con un punto non posso comprare un'altra. No, non puoi comprare un'altra azione. Chi lo dice? Perché costano di più, a creazione non puoi. Te lo puoi tenere lì. Ok, se costano di più allora mi prendo qualcos'altro lì. Puoi avere una skill. No, ma stiamo attraversando tutte le fasi. Un talento. Puoi essere povero invece che broke. Talenti ne ho presi 2, se ne spendo 3 c'ho un solo talento in più? Sì. Solo. Prendo un talento in più allora. Cioè, prima la fase normativa di Roberto, cioè esplorare la regola fino in fondo. Poi c'è la fase negoziale. Prova e va come il lutto. Esatto, sono i 7 stadi dell'afflizione. Sì, ma poi segue la fase afflizione mia. A proposito di afflizioni, come funzionano i punti fortuna? Vedi? Questo serve a tutta la classe. Allora, tutti abbiamo di base un tot di punti fortuna, che normalmente sono 3, ma a descrizione del dungeon si ricaricano? Che sono personali, si ricaricano ogni sessione. Ok. E ti permettono, prima che fai di fare un'azione, di aggiungere massimo dadi. Un dado, massimo uno. Che strano, perché non avrei in mai più ci saranno i dadi fortuna di gruppo, che verranno messi nella scheda del gruppo, a cui ognuno potrà attingere. Ok, ma se io attingo da quello del gruppo, posso usare il talento che mi dice quando spendo fortuna? Sì. Prof, andrei un secchione però. Adesso faccio per stare il manuale. La parte del deficiente un attimo.
La mia abilità è invece il mio talento di classe, mi dice che ogni volta che la fortuna si rinfresca, sicuramente questo ricovero una fatica. Il master quando c'è traduzione, il master quando uno fa qualcosa di figo come premio rinfresca, può rinfrescare un punto fortuna tirando una secchiata d'acqua. Sì, rinfrescare. Sai che verrà inverno a breve? Quindi sei un nano corazzato fortunato. Sì, che figata. E per biclassare come funziona? Per biclassare devi finire la tua prima carriera. Ah, esiste? Sì. Certo, poi io posso fare la prima carriera apprendista wizard e la seconda carriera birraio. Posso essere un birraio mago. Un birraio dell'ordine splendente. Prenderò questo di talento. Si attiva quando nessun nemico ha agito prima di te. Adatto a me proprio come talento. Comunque io me lo sono improntato veramente in maniera stupida mio, perché tra le action mi sono preso Shield Slam, che tiro quindi le scudate stile un certo personaggio che si è visto recentemente in 13esima era. Esatto. Come un elfo di 13esima era che tirava a botte con lo scudo con gli spuntoni e uccideva le persone. Uccideva nani. Mancano dei talenti. Twisting World. No, che saranno stati presi da qualcun altro, Roberto. Non sei l'unico che ha comprato dei talenti. Chi ha preso quello che gli dà più uno in... In che? In Fellowship. Fellowship non le ho spese di quelle carte. E poi un bel abbraccio. Così facciamo un po' di abbracci. Cosa fa? Abbraccio. Grapple. Io invece ho... Abbraccio! Vieni qui da me che io abbraccio te, io dai! Ho preso tutto quello che aveva Arrow dentro. Arrow Storm, Accurate Shot, Shoot the Ship. Io invece ho preso sostanzialmente delle abilità di manovra. Quindi trovare le debolezze degli avversari e già spina di pesce. E qualcosa legato all'imbroglio, perché io ho pompato l'imbroglio. Allora, mentre Roberto spende il suo ultimo punto, il resto del mondo può andare avanti, sì. E okay. Fare le cose utili. Siamo pronti. Cioè definire la stance. Ok. È la stance? Questo non l'ho studiato. La stance è sul retro della scheda, sotto in basso al centro. Verde o rossa? Parti dal centro, il centro è il nulla, non ti dà dadi né verdi né rossi in più. Però il che vuol dire che non hai rischi o conseguenze inaspettate. Una carriera ha in genere, ma non necessariamente, una stance specifica, se tipo il suo ordine ce l'ha sulla carta di Mor, l'ordine splendente ce l'ha sulla carta dell'ordine splendente, la stance. Vabbè, lo so già. Anch'io sono l'ordine splendente. Fatto! Bright, splendente. Vediamo se lo dentro. Ma è così, vedi che figo. Tac, tac. E la campana. No, tu ce l'hai così. Era te più l'ordine del blast. Ah, io non posso prenderlo perché devo prendere un reputation. C'è un limite di dadi? No. Domanda. È il minimo, sì, se no non si usa. La risposta è sì. Il limite massimo è questo. No, la risposta secondo me. Se ho 12 bianchi, però comunque li ritiro. Anche per me, però. No, non c'è limite. Sì, la risposta non puoi arrivare a superare. Ho fatto un limitativo perché puoi avere massimo 5. Ma io ho fatto una cazzata. No, sì, però te l'ho fatto notare, quindi. Io avendo qua reputation, non posso mettere un tactic. No, devo prendere un reputation. Sì, ma in realtà io non le viste. In realtà il master è libero. No. Ci sono. No, vabbè, mi va bene il reputation, però sinceramente non l'ho proprio vista. Erano qua dentro. Ma tu mi sai che neanche qualcuno gratis di reputation. Tipo io ho l'ordine gratis. Uno punto. Ma perché sei. No, ma tu perché sei mago e lui perché è chierico. Mago cieco. La reputazione è qua. Ecco, vedi qua le mie stanze sono qua. Allora ci ha fatto questo. Pardon. Ma giusto, perché ce l'abbiamo qui le stanze. Io ho un sacco di domande. Io infatti non ce l'ho qua. Le mie stanze sono qua. Io no. Chi non ce l'ha parte dal centro. Tipo, ad esempio... Ma questo vuol dire che posso andare indietro i due o avanti i due? No, tutti ne hanno, solo i maghi chierici che ce l'hanno sulla carta. No, sono anche quelle avanzate che non ce l'hanno perché le prendono da quello base. Ok. Io qua ne ho due da una parte e due dall'altra. Questo vuol dire che mi segno quelle, banalmente. Esatto, vuol dire che puoi arrivare al massimo o a due verdi o a due rossi. Ah, ok. Io invece ne ho tre verso l'ignoranza e una verso la conservazione. Giustamente. Ok, io due e due. Ok. Ok, perfetto, va bene. Ok, cosa? Il che vuol dire che adesso mi dite uno per uno quanti ne avete, perché vi do i token che poi mettete dentro al vostro
prendere due che sono ignoranze. Nel nostro paiolo. Il nostro paiolo. Vabbè, io sono tre conservative e una rossa. Ho fatto una stupida perché avevo visto male. Comunque le carte non si capisce. Uno e tre di rossa. Sono uguali da un lato e dall'altro. Cioè, rossa. Giustamente, paese. Ok. Quindi tre. Tu cosa sei? Perché quello è quello centrale. Ma vanno montate? Vanno poi montate. Se non prendete a caso, io ve le sto dando giusti perché c'è anche quello di mezzo. Ah, pardon, scusa. E adesso tu quanti ne hai presi? Ne ho presi due, ho preso gli estremi. Ok, tieni. Tanto sono uguali da un lato e dall'altro. Quindi, scusa, vedete, questa è la scheda del personaggio. Quello di mezzo, 3-1. Dico. Manto, te li ho dati? No. 3-1. Tanto sono rossi da una parte e verde dall'altra. Ah, sì, sì. 4 in tutto, insomma. Oh. Che bello, c'è un puzzle. Sì, il track della stance è questo puzzle che va rimontato ogni volta perché, dato che da un round all'altro potete con una manovra passare di uno step, o ci sono incantesimi che vi mandano avanti e indietro, tipo sonno, mi pare che se non fa abbastanza successi vi sposta comunque verso la stance più contemplativa. Vedete, questa è la mia scheda del personaggio, adesso metto una foto su Twitter. In più, l'ultima cosa è scegliere la scheda del party. E quello dipende da come ci immaginiamo i nostri personaggi, in realtà. Sì, i gruppi sono 5 tipi di gruppi diversi, che sono i servitori della giustizia. Certo. Banda di malviventi, cioè i poveri stronzi, già un po' più, già. Un alchierico, figura, cioè i poveri stronzi, probabilmente. Mi faccio arrestare dai cacciatori di streghe subito. Mercenari, intrepidi esploratori, mercenari, no, anche. Intrepidi esploratori, oppure questa mi piace, i giovani idealisti scemi, cioè brash young fools. Sarebbe bello, ma non ci vedo. Come no, abbiamo la pretaglia e la magia. Io sono principalmente Mor, è il dio dei morti e dei sogni, ma io sono principalmente quello dei sogni. Ok. Io servo principalmente la parte questo, dei sogni. Per questo secondo me vi conviene esploratori, sì. Perché comunque sono uno dei pochi preti che vanno in giro di brutto perché seguono i sogni. Sì, poi siamo tutti con le pezze al culo praticamente. Allora, io non ho niente. Niente, anch'io. Anche noi siamo in tre con le pezze al culo. L'unico ricordo. Ah, 4 con le pezze al culo e uno che vende. Ma infatti, io sono il boss. È bellissimo che, cioè, nel senso, noi avevamo tutti i nostri ideali bellissimi, non abbiamo mai fatto un cazzo in vita nostra, e questo qua, che era l'unico che si è fatto, che aveva un lavoro vero, ha detto: adesso fate come cazzo dico io. Pensa che abbiamo un lavoro. Pensa che io lavoro per una persona che per me è ripugnante. Potrebbe essere il nostro ascoltatore. E voi ci consiglierò anche di portare il Rohypnol per Roberto la prossima volta. Verrà fatto. No! Sì. Cioè, io lo faccio per voi, per farvi capire come funziona il gioco, e voi mi trattate così. Niente, non capiscono. Tra l'altro, comunque funzione sociale. Io credo come reputazione è fatta di essere notorious. Allora, fermi un attimo. Anche io la reputazione. Oh! Sì, splash. Anche la fede. Madonna di Mordiggia. Allora, gli intrepidi esploratori. C'è la moglie. Oui. Ma tu non puoi prendere reputazione. Stai zitto! Sì. Ho detto di sì, va bene? Così stava zitto. No, l'ho pagato. Basta. Bravo a fare il cane. Pensavo fosse vero. Ti giuro, non è vero. Il cane? Da quando è che ha preso il cane? Gli intrepidi esploratori? Allora, se mi ascoltate, Roberto... Grazie. Intrepidi esploratori, i membri di questo party possono spendere punti fortuna dalla loro personal supply per fare delle manovre durante gli incontri. Quindi, al posto che aggiungere dati, potete fare delle manovre extra che non vi costano fatica. Ma manovre specifiche segnate lì o manovre? No, manovre. Posso fare estreme unzioni al volo. Ma non devo dire mica male nel mio caso. No, tutto quello che è scritto su una carta è un'azione. Quindi non sono manovre. Le manovre sono muoversi, preparare un'azione, nascondersi. Tutto quello che non è una carta. Leggici anche le altre, così, per curiosità. Non decideremo in base alla forza. Certo. L'altra che secondo me potreste fare, che erano i mercenari... E Andrea ha fatto a Roberto prima.
che builder che sei. Ma no, lo chiedevo solo. Sì, esatto, no? Sì. Esatto. Io sono più la spada della giustizia. Cioè, almeno Claudio Pustorino lo ammette. Certo. Perché free power play. Power pride. Power pride. Tirate, tirate le abilità. E non è power play, ma questo, è perché per gli ascoltatori che... Certo, i mercenari invece, una volta per sessione, un membro del party può esaurire un numero di socket dei talenti del party, che sono 3. Ok. E ogni membro del party recupera fatica pari al numero di talenti, no, che sono troppo, stati... troppo strategico. No, sì, ma noi siamo sempre, noi non li posiamo mai. No, quindi. Esatto. Ma soprattutto c'è un'altra cosa, cioè, secondo me, utilissimo. Come gruppo di mercenari facciamo peggio che peccare. Sì, no, ma l'altro invece dici i disperati. No, dici le spalle del vero. Il potere dei disperati. Adesso ve li leggo tutti e 5, basta che no, state zitti. No, è inutile che leggi. No, adesso ve li leggo tutti e 5, basta che state zitti. Così lo diciamo io. Se non stai zitti, te li leggo a casa, vengo a casa tua e li leggo di notte. No, di mattina, allora, te lo sto dicendo. La gang di malviventi si chiama Spezza Gambe, l'abilità. E una volta per sessione un membro del party può spendere una fortuna e svuotare la fortuna del party per dare a tutti i membri più un danno a tutti gli attacchi. Bello. Incluse spell e blessing. E poi dice i servi della giustizia invece è raddrizzare i torti. I membri di questo party possono, sei da solo, Andrea. Possono subire uno stress e una fatica per aggiungere un danno a un attacco ranged o melee. Ai loro compagni, però. Sì, chiaro. Certo. E possono farlo dopo aver visto il tiro. Se no, i giovani minchioni. I giovani minchioni. Sì, anche bellissimo. Secondo me era più bello. La fortuna aiuta gli audaci. E i minchioni. Ogni volta che la fortuna, il pool della fortuna del party è vuoto, si aggiunge un punto. Oddio! Bello, bello. Cioè, la fortuna è finita. Ma ci avrà un limite. Fortuna infinita, ragazzi. No. I giovani minchioni. Whenever the party, allora, ragazzi, o facciamo gli esploratori frontali. No, i cazzoni, chiaramente. I giovani minchioni. Mi piace. Però... No, però secondo me non può essere così. È troppo potente. Vuol dire che quando la... vuol dire che quando la svuoti... Come shh? Allora, scusa. E poi dice noi, oh. È il peggiore. Ma poi era il culo al massimo. Scusa, guarda che no, mi sembra, secondo me. Guarda che gli scout omosessuali fanno una manovra in più, fanno manovra in più a buzzo, vuol dire che agiscono sì, tipo il tuo ranger. Sì, ma capisci che ci sono dei talenti che tipo se quando spendi un punto fortuna per quel check ti aggiunge tipo 3 successi. Ci prendiamo tutti quelli. Ma perché quelli. Ce l'hai tu? Ad esempio, a uno che no, corre... non ce l'ho, ma me lo prendo ora. No, troppo tardi, perché quello si sceglie dopo. Quindi... No. Sì, no. No, perché quelli li leggevamo scelti. Prima. No, sono l'ultima cosa. Questi li hai già scelti. Basta. Fate sì, step 6. Select partecipa. Sennò fai... Vabbè, li comprerò dopo. Sennò fai il draft. Io comunque voto per i giovani minchioni, perché è quello più... Come si dice? È quello... No, perché mi ci vedo. Esatto. Punto. Cioè finisce lì il discorso. Perché beh, è quello più cialtrone. Anche io mi identifico molto in questo ruolo. Siamo sì, molto... anche perché siamo 4 su 5 praticamente senza... Di poracci, dai! Quindi fa proprio, no, studenti fuori sede ormai abbiamo finito il budget del mese al secondo giorno e abbiamo altri 28. Il primo giorno sushi e il giorno dopo. Mi ha detto, guarda, puoi uscire da Parco Sempione, è il tuo primo giorno, ti diamo questa sacca di 25 kg d'argento. Il giorno dopo non c'era più, qualcuno me l'ha rubata, l'ho giocata a carte. No, ma in realtà è giusto, allora, perché per quale motivo io dovrei andare in giro con 2 elfi? In effetti. Se non fossi un disperato, che Mor magari mi ha dato il sogno, diventa ricco e ricrea la chiesa. Sì. Certo. Esatto. Con il dal basso per arrivare in alto. È la cosa più vicina a te, secondo me, l'utro che possiamo fare. Sì. I giovani minchioni. I giovani minchioni. Ma voglio che sia il nome del gruppo, i giovani minchioni. Tanto bello minchioni. Perché con giovani minchioni, io che non sono il giovane minchione, volendo... Ogni volta che finisce e si ricarica, quindi io ricovero una fatica. Combo! Ragazzi, il leader del gruppo è il commoner. Esatto. Bellissimo. È una figata. Questo sottolinea l'ambizione del gruppo in generale. Secondo me è molto realistico. È una figata, è vero. Chi è a capo di solito dei mega scienziati, eccetera? Quello che c'ha i soldi, esatto, può essere in qualsiasi estrazione sociale. Il nostro Lex Luthor. Mamma, quanto siamo da satira della contemporanea. Esatto, funziona. Orduto.
La satira. Ah, l'Italia. Scusate. I giovani minchioni hanno anche una carta reputazione e una carta focus, che è la rivista. Esatto. Che ha cominciato a far vedere tette, quindi la compriamo. Allora, focus, le reputazioni che non vi siete già comprati voi, che rimangono da usare per i party, sono sguardo di ghiaccio. Sguardo di ghiaccio è figa, però non ce lo vedo come gruppo. Lingua d'argento. È già meglio. Già meglio. È metallo, tra l'altro. Sì, sì. D'argento. Carismatico. O carismatici. Ma, no, non credo proprio. Questo. Lingua d'argento non è male. Pieni di risorse. Potremmo. Pieni di risorse. Non di soldi. No, resourceful vuol dire appunto che... No, no, pieni di risorse. Io, no, adesso che possiamo min-maxare. Ok. Adesso prendiamo quelli quando spendi una fortuna ti dà tipo due vantaggi in più. Beh. Tutti quelli. No, no, è dei party. Qua ce n'è una, carismatico. Quando spendi fortuna in un tiro di fellowship, il check guadagna due vantaggi e... No, con due vantaggi aggiungi un successo. Perché siamo simpatici. Ma li prendiamo di tutti. C'è anche, sarà anche degli altri. Ne puoi avere uno solo. Cosa di uno solo non è chiaro? Me l'ho sfuggito uno solo. Uno, quanti? Uno! Non possiamo comprarlo. Non posso avere un debito di punti per comprarlo in anticipo. Io due. Lo sapevo. Potete essere confidenti, per cui togliete due svantaggi per ogni tiro di intelligenza, willpower e fellowship. Oh, questo è figo, eh. Cioè, per sempre, fisso? Sì. Bello. Beh, per le due è fortissimo. Fello ci piace lancio gli incantesimi. Io intelligenza e willpower. Questo è? Come si chiama la carta? Confident. Poi c'è Gregarious. Aggiungi un bianco a tutti i tiri di charm. Però è più specifico. Non è quello di prima. Favoriti dalla fortuna. Dopo aver tirato intelligenza, willpower o fellowship, puoi girare e tappare questa carta per ritirare tutti i bianchi e i neri. Questo è figo, sull'incantesimo, sul potere di peggio, È più forte l'altro secondo me. Sì, confident è più forte. Senza paura, aggiungi un bianco a tutti i tiri di disciplina per resistere a terrore o paura. Sì. In più puoi tappare per riuscire automaticamente. Però io posso togliere la paura se ti interessa, quindi... No, io prenderei quello, mi piace, quello lì. Confident. Allora, a noi non serve niente, ma vediamo per vuol dire che ci crediamo. Ci crediamo, noi ci crediamo. Dobbiamo anche giocarcelo. Cioè, se è confident vuol dire che il nostro party è confident. Scusate, l'ultimo mi sembra quello più adatto a voi. Ok. Meglio fortunati che bravi. Io lo voglio, io voto per quello che sei. Meglio fortunati che bravi. E cosa meglio fortunati che bravi dice: quando spendi un punto fortuna per aggiungere dei dadi a un check di un'abilità base, aggiungi due dadi invece che uno. Va bene. Sì, lui, preso. Sì. Meglio fortunati. Meglio fortunati che bravi. Preso. Direi che è proprio adatto. Fa parte del nostro livello. Siamo di un gruppo di cialtroni. Sì. Proprio domanda, cosa sono queste cose sotto la carriera? Academic, basic, priest, religion. Sono tag che ti... Tipo quelli dei blog. Sì, tipo quelli dei blog. Ti fanno capire... Utilità? Niente. Io ho scritto... Utilità generica del personaggio. Io ho scritto basic, combat, rural, sempione. No, queste sono, il tipo di abilità che puoi selezionare. Sì, in realtà le usiamo infatti, più come tag. Infatti se tu vedi le abilità che hai selezionato, le carte che hai là sono solo cioè sono solo di quello che hai scritto sulla carta. Basic, esatto. E sono giuste? Basic, perché alla fine comunque basic, sono talmente adatte al tipo di costruzione del personaggio che io non lo sapevo, ma ho preso tanto quella Watcher. Buttana. No, io l'ho presa praticamente un sacco che non potevo allora. Nessuna delle due, devo scegliere altre due. No, puoi prendere. Posso lo stesso? Sì, facciamo multiclasse. Okay. Tipo questa, lo sguardo intimidatorio è social, io non ce l'ho social, anche se ho 5 in fellowship, però. Di casso. Okay. Social teoricamente non è mia. Come anche questa sì. Che è due bianchi sui tiri di fellowship. Rank 1 Sigmar. Next step? Vabbè, sì. Niente, il next step è definire il vostro nome e da dove venite. Il mio nome è Alarico. Strano. Io sono Silvano. Il mago di Milano. No, l'elfo Silvano. Faccio l'elfo Silvano. È bellissimo l'elfo Silvano. Sono l'elfo Silvano. No. Ho pensato a Parco Sempione. Allora, aspetta, io mi chiamo Ahlala. Vuoi un generatore di nomi? Io ho già fatto, nel senso, sono già passato dal generatore di nomi. Sai come lo chiamo? Edelel, che vuol dire figlio degli elfi. Edel-El, vaffanculo. Io vorrei chiamarmi Barzotto, ma mi sembra un po'... Ma quello è il nome della tua locanda, il Barzotto. Esatto. Sì. Scusate, ma colui che prima ci ha fatto l'appunto
Che sei paura, prima domanda che mi ha fatto fuori il zampo con la sigaretta. Oh, ma tu non lo sai quanti danni faccio. Prova a sparare. Vabbè, insomma. Facciamo dei cialtroni, va bene. Sì, sì. Io prevedo un fumble iniziale con esplosione tipo, del bar sotto. Il bar zona. Vuoi un generatore di nomi anche tu? Pintus. Pintus. Io mi chiamerò. Beh, considerato come aveva chiamato il suo ultimo nano, Pintus è già un passo avanti. Anzi, io mi chiamo Ral. Ral. Ritorno di investimento. Viva l'originalità. Ma... Al e Ral, siamo a posto. Io sto pensandoci. Sì, Pintus, dai, che ci sta. Dire Pintus Dubir mi sembra un po' esagerato, però il bar di Manto storicamente a Fumble era bar H, che vi dirò di più, a Firenze esiste. È come bar Zotto esiste in via San Faustino a Brescia. Comunque Brescia da questo punto da sempre non ci facciamo mancare nulla, da sempre delle grandissime soddisfazioni. Car Trank, siamo a uno. Io ti dirò, comunque mi sono perso un attimo la parte delle stance. Come funziona? Recap. Guarda che cosa c'è scritto sulla scheda. No, ce l'ho già indicato, quello con quante ne ho, come sono, quello c'è. Quando parti all'inizio di un combattimento, scegli. Parti dal centro. Ok. Con una manovra ti puoi spostare in avanti o indietro. Va bene. Se ti sposti sul verde, tiri dadi verdi pari al numero di casella a cui sei arrivato. Se ti sposti sul rosso... Ah, quindi in teoria, ad esempio, se io che ho uno rosso, se mi sposto sul rosso, potrò tirare un solo dado rosso al massimo durante tutto il combat, perché qui in là di tanto non posso andare. Mentre sul verde, io visto che ne ho tre, potrei in teoria arrivare a tirarne tre. Esatto. Non solo, le carte sono rosse o verdi a seconda del lato. Se io decido di usare una carta rossa, devo devi stare sulla stessa rossa. Rossa. Ok, va bene. Semplice, easy peasy. Sì, ma le mie non è che cambiano tantissimo tra il rosso e il verde, sinceramente. A meno. No, hanno delle eccezioni. Allora, le carte da un lato o dall'altro sono tutte abbastanza simili, però cambiano ad esempio, ce ne sono alcune di alcuni attacchi che ti dicono: se stai in difensiva, un successo fa un danno. La guardi dall'altra parte, rosso, un successo un danno, però il rosso ti dice anche: se hai fatto tre successi sono tre danni. Ah, ecco, no, no, ma è tanto, no, ma guarda che in realtà è sposta di tanto, perché se tu unisci la cadenza di successi, rischi e come si dice, vantaggi e svantaggi che hai, no, vero, cambia leggermente, sto guardando adesso, però ad esempio, cioè, tanto per dire, mi fa un'ascia sul verde, è colpisci per tre più forza danni. Mentre sul rosso un'ascia è 4 più danni. E tu dici, beh, cambia poco un cazzo. Sì, però ad esempio il secondo valore è invece se fai un'aquila, il soggetto è prono e incosciato a terra. Sul verde invece, prima di arrivare a quel livello lì, ho due asce, con due asce fai invece quest'altro tipo di danno. Quindi c'è un po' di, evidente, un po' di leggera differenza. Segnatevi equipaggiamento e ricchezza in base a quanto siete poveri. Ecco. Io, no, vabbè, devi darmi l'oggettino del mio ordine, che è tutto una chiave. Sì, ma l'oggettino del tuo ordine può essere un pugnale o una staffa in questo caso. Una staffa, in questo caso. Non può essere una spada, può essere una spada. No, perché sei povero, puoi essere un pugnale o una staffa. Tu puoi essere un pugnale o una staffa. Esatto. E invece io che non sono più. Aspetta, dato che tutti gli altri sono poveri, faccio prima così. Avete solo i vestiti che avete addosso, non avete ricambio. E avete 5 monete di rame. Okay. Rame. Lo schifo. Rame. Beh, io giustifico anche da background, sono povero, perché sono appena stato mandato fuori dal mio ordine all'avventura. Per fare una moneta d'oro vi servono 2500 monete di rame. Siamo messi bene. Giusto per darvi un ordine di grandezza. Ok. Invece tu che sei ricco, con questi personaggi non faremo gli sboroni a dare 5 monete d'oro all'oste. No. Anche perché l'oste. Guardatele a me. Sono io. È per quello che siamo poveri. Quante monete abbiamo? Eravamo ricchi quando siamo arrivati alla sua locale. 5 di rame. E ce ne vogliono fare d'oro? 2500. Allora, hai presente qua? Hai presente quando ma con una moneta d'oro ci compri una casa? Con una moneta d'oro ci compri non una casa. No, sono i hai presente quando al supermercato ti danno i bronzini di resto e dici no, tienili, ma te li devo dare lo stesso. Sono quelle abbiamo. Voi mi però che cazzo fai? Dalli. Equipaggiamento sono i vestiti che hai addosso e
un'arma tipo un pugnale o un bastone. Neanche un... Mi dai, quindi non ho un arco io. Dammi un attimo le carte equipaggiamento. Però poi sotto c'è scritto. Ci sono le carte equipaggiamento. No, ci sono le carte equipaggiamento. Qual è la versione base? No, non ci sono le carte equipaggiamento. C'è una versione base di un'arma a distanza? Una fionda, un bastone? Sì, un arco, un qualcosa. Le abilità base sono finite, immagino. Da cosa vuoi comprare ancora? Quello schiva, parad, schiva, attacca. Se ci sono quelle. Schiva, schiva, piega, tuffa, distanza, schiva. Sono quelle. Ora, dicono anche controllate che il master non vi dia strade monete di legno, tra virgolette. Vero. Le buttiamo o via. O di platino. Manto, tu che hai il denaro, invece... Mm-hmm. Hai addirittura tre cambi di vestiti. Sprecone. Uno zaino con della roba, tipo candele, acciarino, cose utili. Lo zaino dell'avventuriero, insomma. Non abbiamo niente, che bello. Zaino con roba. C'è uno scritto zaino con roba. Un pugnale o una un'arma, insomma, di tua scelta. Io voglio avere soltanto lo scudo, a meno che se devo scegliere tra scudo e arma. No, se invece un'arma. Anche. Poi hai due monete d'oro che, con cui puoi quindi comprare. Quindi l'arma io ho lo scudo. Va bene. No, ma non ce ne sono abbastanza. Sapete chi siamo noi? È evidente. Siamo il gruppo TNT d'oro? Di Alan Ford. È vero! Siamo il gruppo TNT di Alan Ford. Cioè uno che ha i soldi ma fa finta di non averli e tutti gli altri praticamente... Io ci immaginavo più come Desperate. Non ce l'ho. No, no. C'ho solo Ranger Shot di base. Ma io col cavolo che faccio finta di non averli. Io ce li ho. Le carte sono... Ho la locanda. Vabbè, che vaffanculo con voi. Come sua eccellenza. Le carte sono fatte per essere da in quanti nel coso base? Considerato quattro persone. Che ci sono tre scatole, tre persone. Direi tre. Quindi sì, quattro persone col master. Per fammi reggere quelle base. Noi siamo il doppio. Le basi anch'io ce le ho. Tutte ce le ha Gianni. Io ne ho molte meno. 4 5 6 7 le azioni base? Sì, vuoi. No, perché te se volete prendete le mie, che tanto non le userò molto, visto. Ma fammele solo vedere, perché tanto le ultime due sono le mie, quelle che ho comprato, le altre sono le base. Allora, se ti interessa, Manto, certo che mi interessa. Cosa? I costi di eventuali armi che puoi avere. Ok. L'arma che costa di più in assoluto? È lo spadone o l'ascia a due mani, che costano tutte uguali e costano una moneta d'oro. Ok. Cioè, che figata. Cioè, noi non possiamo permetterci lo spadone base. Quale? Se no, un'arma normale 25 di argento, che sono una 100 monete d'argento fanno una moneta d'oro. Ah, i vestiti anche base hanno un valore di assorbimento. E le armature hanno, che lui si può comprare dei valori di assorbimento. Cioè, con una carta si sono risparmiati tutti gli sbatti, ma non è contemplato dal regolamento. C'è la carta performa stunt, devi speciale, puoi usare questa azione per usare un'abilità in una maniera inusuale o fare una story driven e drammatica attività non coperta dalle carte. Sì. Se fai un successo sei riuscito a fare l'azione. Se fai tre ci riesci bene, è anche una manovra. Figo. Userò un botto tipo carisma erbolisteria, esatto. Sì, praticamente sì. E sì, i vestiti che avete addosso da poracci vi danno uno di assorbimento. Oh, e volendo lui può comprare anche l'armatura, magari, che non è male. Com'è che si assorbe? Sono dei dadi che puoi tirare. No, l'assorbimento non è un dado che puoi tirare. No. La difesa sono dadi che l'avversario tira. L'assorbimento è proprio togli il danno da quello che ti farebbe. E dove te la indichiamo? Encumbrance? No, quello è... Encumbrance. Non so se ce l'hai scritto davanti. Arma della divinità dei soldi. In equipaggiamento davanti c'è armor, difesa, soak. Ah, ok. Soak 1, perché avete i vestiti da poracci. Io che non ho quelli da poracci, ma quelli normale, sono sempre uno. Sono sempre uno. Ok, qui dobbiamo trovare un mecenate che ci dia un incarico e dirgli che ci deve equipaggiare. Dipende che cosa vuoi. Ah, quanto costa? Sì. Ma sono un poveraccio. La più costosa 20 monete d'oro. Beh no, grazie a Piffero non ci arrivo neanche lontano. Quella da mezza moneta d'oro, c'è cioè la maglia di manto. Ah. Tu quante monete d'oro parti? Due e mezzo. No, due. Mi puoi comprare? Puoi aver comprato qualcosa? No. Giusto. Mentre se vero, proprio no. Te lo dico. È vero ma giusto. Quanto costa una mazza ferrata? Una cifra? Argento.
Allora, piano piano, a me non serve l'equipaggiamento, d'oro. Allora ho un bastone, io, che perché volevo la mazza ferrata bucata di quaspersorio. Io sono un arciere senza arco, devo rubarne uno. Io sono un arciere, ho 14 abilità sulla, con il ranged, non ho un arco. È la prima cosa che la prima sezione sarebbe molto per fare cose in più. Appena arrivato al castello Frostenso, io ho un bastone che la parte superiore non si può usare per picchiare perché è bucata, ma può essere usata come aspersorio. Va bene. La mia barca è ormeggiata nella fontana del castello Sforzoso. È una di quelle di carta lunghe così. Ha sotto il rotaio, hai presente? Esatto. No, ma guarda anche le armi base che loro si sono scelti. Come che danno fanno? Sì, vabbè, quello poi se lo scrivono. Siamo bellissimi. Tanto non giochiamo. Meglio fortunati che bravi. Sì, esatto. Bellissimo. Io non ho ancora deciso come mi chiamo. Sto pensando di cominciare anch'io con me. Perché volevo chiamarmi Allerum, ma comincio con la L. Io sono Alarico. Ok, Ral, dai. No, io mi chiamo Cutalion. Prendo la maglietta di Allion. Cutalion. Ah sì, giusto, c'è Al comunque. Allora devi avere un e il martello da Dal. Mi piace. Mi devi andare. Gino, Mino, Pino, Tino, Rino. Esatto. E chi è? Esatto, e chi è? Come si chiamava? Addolorato. Chi è Addolorato? Il master Addolorato. Sì. Dopo oggi credo proprio la saga di Addolorato. Dopo oggi credo che il master sia molto Addolorato. Fral. No, dopo Cult Dread. Aspetta. Allora, il giacco di maglia. Sì. È difesa 1 e soc 2. Lo scudo? Lo scudo. Difesa 1. Ma sei armaturatissimo. Il martello. Il martello fa damage rating 5 e critical rating 3. E la fionda? La fionda 3-3. 3? In realtà il critical rating più alto è peggio, eh. Perché vuol dire che devi tirare. Range vicino? Range medio. Oh. Vuol dire che devi tirare 3 dadi del critico prima di poter fare un critico. Come in Guerre Stellari. Sì, sì, almeno 4 più. Sì, soltanto che sai, questa qua il martello mi costava 25. Se volevo andare più d'argento. Su d'argento, sì, punto. Se volevo andare più su mi costava 60, io ho deciso, sai che c'è, io una moneta d'oro e 25 d'argento mi ritengo. No, anche perché non abbiamo monete d'oro, se dobbiamo andare in una locanda qualcuno deve provare. Non credo che costi una moneta d'oro alla locanda. No, decisamente, anzi, se volete avere un'idea. Sì. Un giorno di lavoro di un tizio che lavora nei campi sono 12 monete di rame. Quindi noi abbiamo lavorato mezza giornata come rumena da qualche parte e abbiamo speso parte di quello che avevamo operato. Sì, beh, d'altra parte non siamo poveri. No. se tu avessi siamo un gradino sotto effettivamente. La povertà. Siete sotto la soglia. Quindi noi in realtà già stasera non sappiamo cosa mangiare. Esatto. Ah, ma io conosco i segreti della natura. Guarda, c'è questo muschio che cresce in buono. Le radici dell'altra volta non erano un granché. Ma perché non le abbiamo cotte a dovere? Abbiamo dovuto vendere la padella, come ti ricordi? Mangiamo la terra, se vuoi. Nelle avversità si forgia il carattere. No, ma quando riuscite ad adempiere un compito che vi do da fare, per 2 o 3 giorni vi do da mangiare. Okay. Allora, lui non soltanto è il capo, ma è come sì, però, sì, però rispetto, io sono un sacerdote comunque. Ma sei scemo? Sì. Che cazzo sei? I sacerdoti c'è scritto che vivono, quelli di Lyra, Sigmar, More, eccetera, vivono di favori in giro. Ah, come sì, non c'hai i soldi, ti ospitano e ti offrono. Quindi comunque sono un sacerdote, porta rispetto. Da dormire ti offro. Ti maledico il nome di Mord. È un incrocio tra Korn e Kord. Quindi quello che dovrebbe farci da mecenate è un micragnoso di merda. E noi siamo degli incompetenti. Ma infatti prima o poi lo lasciamo in un molto fosso. Micragnoso. Perché ricordati che siamo più fortunati che bravi. Esatto. E incredibilmente ci chiedono: avete già dato da fuoco alla locanda? No, non ancora. Ci penso io. Preventiva. Perché la locanda è mia. Ma no, perché non abbiamo ancora giocato. Poi appena iniziamo, esatto, anche la tua locanda finirà in fiamme. Qualcosa succederà alla locanda. Sicuro al 100%. Va bene. Quindi abbiamamo scelto che siamo i Brash Young Fools. Sì. I giovani minchioni, come li chiamerò io. Ribattezzato e italianizzato.
E anche migliorato, diciamo. Sì, anche sì, migliorato. Detto questo, la matita praticamente non vi servirà più a nulla se non a segnare l'equipaggiamento, perché tutte le ferite che prendete sono token o carte. I PX, sì, te li dovrai segnare con la matita. Sì, alla fine sessione. Però quanti PX abbiamo preso? Sempre zero. Ci arriveremo a fine sessione. Però tu ne hai tenuto uno, no, ne hai tenuto neanche uno. Non manca forse il wound threshold? Che magari è un giusto. Sì, no, dipende dalla vostra razza. Vai, solo nel foto l'umano, cioè solo razza, vai, il nano 10 più costituzione. 9 più toughness. Sì. Quindi io ne ho ben 11. Anche io. Siamo ciccionissimi. Io ne ho 10. I nani? 10 più robustezza. 14. Elfi, scusami. Com'è umano? 8 più. Sempre 8 più. Più. Tu sei un. E il favorito dal fato era due bianchi, no? Sì. 8 più. 8 più toughness. 8 più toughness. Più 3. 11. La locanda di Manto è sicuramente costruita sulle ceneri di un'antica locanda elfica. O un cimitero indiano. O locanda elfico indiana. Probabilmente entrambe le cose. È sulle ceneri di un'antica locanda elfica che sorgeva sulle ceneri di un cimitero, esatto, indiano. Assolutamente sì. Spendiamo due parole, due sull'ambientazione e poi la prossima volta iniziamo a giocare. Sarete nell'impero, ovviamente, nel vecchio mondo. Partirete da Altdorf, che è una delle città più grosse del Reich. È quella da cui iniziano tutti i libri di Warhammer. In cui iniziano tutti i libri di Warhammer. Yes. Esattamente. Il vecchio mondo e l'impero sono sostanzialmente l'Europa del Medioevo, con qualche piccolo tweak per far sembrare che sia un altro mondo. Ma in realtà non è vero. L'impero è chiaramente la Germania, vicino ci sono la Bretonia. Chissà chi saranno la Bretonia. Ma chissà chi saranno quelli che hanno come divinità la Dama del Lago, che prende solo le femmine e ammazzano i maschi. La Francia. Molto probabile. La Svezia. Ah, giusto, la Svezia, scusa. La Francia. Siete circondati in realtà da alleati fino a un certo punto e nemici, perché da una parte ci sono le distese dove vivono i Pelle Verde che ogni tanto assalgono l'impero. Ci sono appunto i regni confinanti con cui c'è sì una pace, ma che non sono proprio i migliori amici necessariamente. Ok. Non sono nemmeno degli avversari, ma non sono nemmeno quelli che inviti a bere una birra tutte le sere. Gli elfi sono una vista rara, in genere, tranne in questo caso, perché cercano di tenersi lontani e non sono visti troppo tranne bene. Tranne due in tutto l'impero. Esatto. Già, e non sono lì particolarmente visti con piacere dagli esseri umani che li sospettano di essere più alieni di quanto siano, mentre i nani, essendo amici dell'impero, sono ben integrati, vivono tranquillamente sono nell'impero, ce ne sono tanti e c'è sempre un po' di razzismo, ma mai come gli elfi, ma neanche troppo in realtà. Sono un po' come quelli del nord e quelli del sud qua, ma rispetto che agli immigrati in realtà tutti tranne te vengono visti male nel nostro gruppo praticamente. Anche il nano. Beh, io non sono visto male per niente. No, appunto, tutti tranne te vengono visti male. Anche il mago, lui sarà del collegio, però. Sì, lui è ad Altdorf vengono visti decentemente i maghi, perché cioè, sono le torri del Medioevo. Tu sei anche dell'ordine splendente, che è quello meglio visto perché sono quelli che vanno in battaglia con i preti di Sigmar. E molti cercano di entrare nell'ordine per diventare sì, generali dell'esercito e maghi da guerra. Ma infatti la mia domanda è, voi due, che cazzo ci fate con noi? Io perché sicuramente mi avrà mandato un sogno Mor e devo andare in giro da qualche parte. Tipo, segui le due libellule che si librano nel prato e per me sono gli elfi. Ci sono io. Non è vero, esatto. Erano due libellule letterali. Però io ci vedo fianco io con le ciabatte che mi grattavo. Poi secondo me l'abbiamo trovato nudo in un vicolo. No, allora, i maghi in genere alla fine del loro praticantato vengono mandati nel mondo a seconda dell'ordine per diversi motivi. Esperienza. Poi in genere per fare esperienza. A lui volevano... ci sono infinite compagnie mercenarie. A lui volevano tirare un bello scherzo. Ha detto, vai con loro. Lo mandiamo con gli elfi. Vai Gigio. In realtà per un mago stare con gli elfi non è un'idea così bislacca e bizzarra, perché gli elfi ne sanno parecchio e l'alta magia elfica è quello a cui tutti gli esseri umani aspirano. Sei cascato, ma non ci possono arrivare. Sei cascato bene, guarda. Che culo! Hai scelto quelli giusti.
Gli avversari dell'impero sono appunto i pelle verde, cioè goblin, orchi e quant'altro. E tu sei al servizio di un nano? Ma anche il caos, che non è da tutto. Non quello della cameretta. Diciamo che il caos ce n'è poco rispetto ai pelle verde. Per le persone normali. Per le persone normali sì, però la corruzione del caos si insinua ovunque, mentre i pelle verde si riconoscono da lontano. I maghi fanno uso dei venti del caos che vengono modellati dalla loro sapiente mente. Sapientemente? Vengono modellati sapientemente dalla loro sapiente mente. E hanno il diritto esplicito di stornare uno scontrino. Ormai è... la nostra è questa, il tormentone. È lui che ha il diritto di supplementarci a noi, perché noi non abbiamo di che mangiare. Il tormentone. Esatto. Però io posso curarti le ferite. Beh, se stai morendo di fame ti fa ferite. No, ti fa stress. No, sì. Però possiamo affettare dei pezzi di noi. Tu mi curi e ci mangiamo. Beh, a me mi chiedono tantissimo di fare le estremizioni. Poi qualcosa ci facciamo nel corpo. Tanto è l'anima che deve In generale, tenete conto che il mondo di Warhammer è un mondo molto molto chiuso di mente, molto superstizioso, in cui tutto è male, tutto è caos, e i vicini sono dei delatori che mandano a rogo i propri vicini perché li sospettano di essere degli eretici. Sono iperlitici. Anche se solo magari sono nati con i capelli rossi, come succedeva nel Medioevo. Un po' come la provincia di Varese, insomma. Esatto, diciamo che, ma okay. Oggi. Esatto, va bene. Un po' più moderato però il mondo di Warhammer. Sì, un po'. Le strisce pedonali non sono verdi, ecco, esatto. Diciamo, nel mondo di Warhammer. Qualche tratto brianzolo. Sì. E... a capo dell'impero c'è l'imperatore, ma la figura più importante dopo l'imperatore è Sigmar, che è il fondatore dell'impero e che adesso è assorto al rango di divinità. Tant'è che le ma altre divinità... Ma in realtà divinità... non esiste Mor per i Sigmariti. Non esiste Mor, non esiste Lira, sono altri nomi con cui lo chiamano e li lasciano passare perché dicono sì, poverini, ancora non hanno capito che in realtà ce n'è uno solo. In realtà no. No, non era così. No, perché Sigmar è arrivato dopo. Tutti gli altri erano già le divinità che venivano venerate anche prima, tant'è che alcune sono... Ti dico, anche Gesù, Però non è che si sono formalizzati granché. Aia! No, no, è dato il 25 dicembre. Non era, è dato il 25 dicembre. Era Horus. Oh, quando ci scrivono lo faccio nella testa, vuoto. Ma come c'è poco caos, sangue per il dio del sangue, teschi per il trono di Korn. In effetti, sì, rock and roll. No, gloria a Zench, però non me lo fanno giocare. No, a parte che Zench non te lo facevo Zench, giocare a prescindere. Zench lo devo giocare. Ma no, non puoi giocare Zench. No. Beh, stesso. Il sacerdote era uguale. I miei piedi nudi invocano Nargol, perché io sono un elfo zozzone. E comunque Sigmar è il simbolo dell'impero e il gioco si chiama Martelli da guerra perché il simbolo di Sigmar è, indovinate un po', per un quelli successi, per quelli successi sono dei martelli da guerra. Ehi, ci siamo arrivati. Anche se devo dire che su questi verdi avrebbero potuto fare un design lievemente diverso. Perché? Più che altro distinguere le aquile dai martelli. Ah, sono aquile quelle? Sì. Sì. Ah, pensavo fossero tridenti. No. No, sono il simbolo dell'impero. Si vede sotto. L'impero. Quella cosa migliore che questo simbolo qui, in realtà sono due diversi. Molto simili, ma... Se li vedi in grande si vede abbastanza, in piccolo. Ma quando la prossima puntata? Il verde è potentissimo. Giovedì prossimo. Allora, il verde è potentissimo fino a un certo punto. Ha tanti successi, ma non ha neanche un critico. Il rosso ha anche i critici, però ha anche gli insuccessi sul dado. Non so se riuscirò ad aspettare. Sempre come la roba da fare. Penso che io devo aspettare due giovedì, perché giovedì prossimo. No, il rosso non ha i critici. Certo. E potremmo anticipare per il veramente, cioè. Quindi sono andato a fare un lavoro che ci procurerà un il rosso è un verde con le uscite del Conte Mascetti. No, però c'ha due successi insieme. Quando va via di casa. È più rischioso. E si chiama Reckless perché è più rischioso, ma ti dà di più. Il verde è più conservativo perché ha meno successi, ma più vantaggi. Anche per. Però il critico ce l'ha solamente il giallo. Una cosa che interesserà Roberto. Allora, da un lato tu puoi fare più successi, più fallimenti, già soltanto con i dadi. Però nel momento in cui tu usi una stance piuttosto che l'altra, usi una delle due versioni dell'azione. Sì, sì. Che anche nei risultati sono diversi. È diverso. Quindi la descrizione è quasi uguale, ma cambiano i numeri poi. Sì, cambiano abbastanza. Quindi
Shy. Comunque ho visto la parte marrone sotto le abilità, questa, non sì. è, come dicevo prima, quella in mezzo, non è se c'hai quello fa cose più fighe, è quello che devi avere per poterla fare. Esatto. Quelle carte azione? Extra, extra. Tutte quelle di magia. Allora, noi settimana prossima, giovedì, iniziamo con Martelli da Guerra. Se volete seguirci saremo ovviamente in diretta su Spreaker e saremo in diretta su Facebook in video. E facciamo i personaggi? No, i personaggi li abbiamo fatti, basta, non ne posso più di fare i personaggi. Adesso per un'altra stagione non li rifacciamo. I prossimi te li porto già fatti. Oh, e quando vi chiedo fatemi quei personaggi ci avete da ridire. E quando me li faccio io ci avete da ridire. Decidete. Perché non leggi, perché non fai mai contemporaneamente il leggerti il manuale e farteli. Ma che secondo me Claudio oggi arriva già sazio dalla catena di messaggi che c'è stato oggi pomeriggio. E quindi dai, già... il problema con i personaggi è Roberto, è che effettivamente lui arriva e non sa mai nulla di quello che stiamo per giocare. Di questo ho letto tutto quello del chierico è parte del base. E hai fatto 2.500.000 di domande però. Perché in realtà volevano fare anche molti di loro, ma non hanno fatto perché non vogliono sembrare sì. Ecco. Mamma mia. Strano. Roberto, io t'ammazzerò prima o poi. È successo qualcosa? Già. Del caos. È successo che hai rotto la vetrinetta, grazie Roberto. No, si è sganciato un anello. Sganciato no, Roberto ha rotto la vetrinetta. Adesso me lo compra. Sono povero. No. Fate donazioni a Fumble così posso ricomprargli la vetrinetta. Ecco, grazie. Andate su fumblegdr.it, su qwerty.it. Ci potete anche guardare su YouTube, dopo che siamo andati in diretta. Vi ricordo che se ci state ascoltando prima di domenica 10, potete venire domenica 10 a giocare a Clotos o a Gattai alla Casa dei Giochi di Sesto San Giovanni per il DGI Birthday. Fatelo! Se non sapete cos'è Gattai è perché non ci seguite su Twitter. Male. Ok, che non scriviamo tantissimo ultimamente, però... O su Facebook. Su Facebook di più che su Twitter. In realtà. È il gioco di robottoni giapponesi che ho scritto. Dura ben 2 pagine. Noi abbiamo letto le megamosse. Megarumosse. L'altra cosa è che il 19 si ricominciano le serate alla Forgia degli Eroi e in anticipo sui tempi vi iniziamo a dire anche che a fine ottobre saremo a Torino un pomeriggio a fare una partita di Clotos dal vivo con i microfoni a un festival che si chiama Filtri e che sarà un festival sulla fantasia e l'immaginazione. Io spassionatamente so che comunque farò il folle in quel caso lì, perché se devo fare una cosa di improvvisazione faccio... Beh, la prima volta che ho fatto Clotos non ho fatto il folle. Cercatore forse io, chi lo sa, forse provo a cambiare o... non lo so. In improvvisazione a quel punto vado su ciò che so improvvisare meglio. E mi salti alla gola e la strappi con Gianni sta facendo una prova di engineering difficoltà. Ma io mi chiedevo... Visto che tecnicamente faccio il birraio, ho la locanda. Sì. È brutto dire vorrei avere un ritorno economico di sessione in sessione. La gilda dei nani birrai. Ma, sì, infatti. Ma se io investissi un tot di monete inizialmente. Tu prendi 4 monete di argento al giorno. Ok, perché sennò facevo la cosa del mi butto via un tot e me ne prendo un tot. Io potrei scaldare la carne per te con la mia magia del fuoco. Mi assumi? Puoi mangiare? Io non so gli odori. Sono un gran figlio di buona donna come Nano, eh? Guarda, io faccio un giro nel bosco e ti porto tutte le aromatiche, tutti gli odori, è una cosa bellissima. Ma infatti io vi ho preso in primo luogo per aiutarmi in locanda a gratis, cioè non vi pago se non in cibo e alloggio. E in natura. No, in natura davvero. Sai perché il Nano... Ho dei bisogni fisici. Cioè, ci paghi... veniva una cosa molto metallo, ma mi sono contenuto da solo. Noi ci sentiamo settimana prossima con Martelli da Guerra. Ciao! Buonanotte! Fumble now! Fumble! Ragazzi,